Buonasera, ben visti a tutte le persone in presenza e le persone che ci seguono a distanza. Mi prendo un minimo di spazio perché devo anzitutto scusarmi con chi ci ha seguito. Stamattina abbiamo avuto una sorta di infortunio domestico, si chiama così, non si è fatto male nessuno, ma si è fatto male il treppiede e la cinepresa che era sopra, che è quella che con una tecnologia un po' sofisticata consente di trasmettere focalizzando, restringendo il focus, eccetera, eccetera. Da cui abbiamo rimediato solo poco fa con una telecamera fissa, quindi non ci saranno le zoomate che siete stati abituati a vedere in questi due giorni, ma si limiterà a un campo fisso che è questo del tavolo dei relatori. Confermo peraltro che tutto il resto della tecnologia è appropriata e funzionante, a cominciare dalla traduzione in simultanea che vi trovate dei testi che sono stati portati in italiano sul sito di Carmos, e cliccandoci, sapete, ognuno può leggere tutto in tutte le lingue d'Europa. Bene, ho quanto a me la dottoressa Elena Guerra, che abbiamo avuto la fortuna di conoscere meno di 2 mesi fa, in occasione del nostro incontro convegno specifico sulla figura di Carlo Bickenstetter in casa Bickenstetter. Lei è insegnante al liceo Copernico di Udine, e scrive sulla rivista di filosofia futura, è studiosa di filosofia in particolare, e ha scritto di recente, tra gli altri, un libro che mi ha personalmente, ma so anche altre persone che poi l'hanno saputo, molto attratto già dal titolo, su Carlo Bickenstetter, Il fuoco della vita. Non sono più titolato a dirlo, ma ho inteso, anche leggendo un po', che è un libro per tanti aspetti che ci voleva, perché accanto alle sconfinate disquisizioni su Carlo Bickenstetter in tutte le sue attività poliedriche, dal filosofo, al pittore, al scrittore, al poeta, eccetera, eccetera, forse questo, più di altri o meglio di altri, si avvicina un po' all'anima di questo giovane goliziano. Oltre che a dire questo, mi permetto anche di dire, ma lo riprenderemo poi nella sessione conclusiva, cioè la tavola rotonda che si svolgerà più tardi, che ci ha reso tutto molto suggestivo sulla figura di Carlo Bickenstetter, attribuendogli un po' da primogenitore l'intuizione del rapporto tra filosofia, matematica e sistemi evoluti da questo punto di vista, parlando dei frattali. Ne parleremo dopo, ma lo dico simpaticamente: io da quel giorno che ho sentito la sua relazione e che aveva la fotografia iniziale il broccolo romano, devo dire che io e mia moglie ce lo mangiamo quasi ogni giorno, ma viene cucinato con molto rispetto e ci dispiace anche mangiarlo un po', perché abbiamo intuito il segreto che in qualche maniera si sta cercando di capire, che viene da lì. E siccome mi ha mandato la sua relazione dicendo, le mando proprio oggi che Giorgio Parisi è stato insignito del Nobel per la fisica, e devo dire che abbiamo saputo poi che il nostro amico e concittadino Dario Baresi è amico da tantissimo tempo di Giorgio Parisi, perché hanno fatto le medie al ginnasio assieme, e qui in qualche maniera sai mai che anche in via amichevole potremo anche innescare un minimo di rapporto, ma questo ne parliamo fra un po'. Lascio la parola a Elena Guerra, la ringrazio di essere venuta con noi a presiedere questa sessione semifinale di questo nostro convegno. Beh, allora, sono io che ringrazio voi, e anzi sono non solo felice di essere qui in questa giornata di pioggia, che però
credo i temi che affronteremo renderanno senz'altro luminosi. Sono felice, dicevo, onorata, e ringrazio per questa opportunità il vicepresidente Nicolò Fornasir del Centro Studi Mitteleuropei, che ha creato, a mio avviso, una sinergia molto importante rispetto a ciò che viene discusso anche intorno alla figura del grande filosofo goriziano. Per parlarne, ma soprattutto per parlarne gettando, come dire, uno sguardo lontano, in avanti, verso questa suggestione legata alle teorie della complessità, come accennava l'ingegner Fornasir, ma anche rispetto a quella che è, che è l'attualità del messaggio di Michel Stetter, anche per altri aspetti del suo pensiero. Quindi io introduco il primo relatore di questa sessione pomeridiana, che è il professor Hans Kitzmüller, che è germanista, scrittore, che ha curato e scritto molte monografie relative alla cultura tedesca a Gorizia, ha tradotto tra l'altro vari autori come anche Peter Handke, commentando, credo, le figure di diversi scrittori di lingua tedesca. Ed è anche così piacevole ricordare dei libri che ha pubblicato per Santi 40 relativi al viaggio alle Incoronate o ai viaggi in barcavela in Oceania, perché credo che il tema del viaggio sia un tema che sicuramente è, come dire, intramontabile. Da Ulisse a Michel Stetter, anzi forse più che Michel Stetter, Mreuler, che appunto aveva coltivato questa idea del viaggio come ricerca e come scoperta. Bene, oggi ci parlerà dell'attualità della ricezione di Carlo Michel Stetter in Austria e Germania, facendo un excursus, credo, sugli ultimi 20 anni. In particolare quello che mi ha colpito è dell'anticipazione che ci ha fornito rispetto al tema odierno, è questa inchiesta filosofica che propone un confronto sul lavoro di Heidegger e Michel Stetter, fatto da un giornalista tedesco che è Thomas Wasek, che ha pubblicato a Berlino nel 19 il libro su questo settembre, a fine settembre di quest'anno è stato tradotto in italiano per le edizioni Mimesis, e quindi riuscire a discuterne in questo contesto è francamente molto prezioso. Bene, chiederei al professore di accomodarsi e di venire al tavolo. Mi metto qui? Sì, uguale. Hanno distribuito. Sì, uguale. Poi avete letto luce, spavere la luce. Ecco. Sì. Per vedere la luce. Grazie dell'invito a partecipare a questo convegno e all'opportunità datemi di parlare di un argomento che amo molto in relazione appunto alla cultura goriziana degli ultimi decenni austriaci.
Il titolo è, come già accennato, Daniele Guerra, ricezione e attualità di Carlo Michelstetter in Austria e in Germania. Nell'intervento svolto in casa Michelstetter in occasione delle due giornate di incontri dedicate ad Ascoli e da Michelstetter nello scorso settembre, avevo precisato di non essere uno studioso del pensiero di Michelstetter, ma di essermene interessato soltanto da lettore dei suoi scritti e cultore della sua produzione letteraria, poesie ed epistolario. E di essere però anche convinto del fatto che Carlo Michelstetter debba essere considerato e decisamente proposto come la figura più rappresentativa di quella speciale e affascinante tempesta culturale vissuta ed espressa dall'ultima generazione di goriziani austriaci, una generazione costellata di nomi preziosi e personalità originalissime di fama, non solo regionale, in quanto noti anche entro i confini nazionali. Quel giorno avevo riferito sui risultati ottenuti a seguito di una facile e veloce ricerca in internet su quanto pubblicato e tradotto di lui, sino ad oggi nei paesi di lingua tedesca. E avevo ricordato come la prima traduzione in tedesco della Persuasione e la retorica pubblicata in Germania fosse apparsa nel 1999. Avevo sottolineato inoltre come in un'altra recente pubblicazione Carlo fosse stato presentato, pubblicazione in Germania, fosse stato presentato quale grande personaggio rappresentativo della cultura mitteleuropea. Cultura mitteleuropea evidenziata in italiano e in corsivo nel testo tedesco. È definito inoltre italienisch-sprachiger Österreicher. Vorrei soffermarmi su queste definizioni. È evidente che ogni terminologia nel corso del tempo, nel nostro caso ormai nell'arco di più di un secolo, si evolva, si precisi, si rettifichi e che sia giusto farlo verificando, modificando, ampliando o delimitando diversamente il campo semantico delle singole parole che definiscono certi concetti. Il senso delle parole può cambiare anche solo leggermente, perché anch'esse sono di natura storica. A me pare molto utile riflettere sui significati più precisi di certi termini per segnalare anche quanto nel loro uso sia cambiata la consapevolezza dei diversi importanti condizionamenti ideologici epocali succedutesi. Mi riferisco qui in particolar modo al termine mitteleuropeo e al termine austriaco e credo che una riflessione al riguardo possa rivelarsi necessaria anche ai fini di una più precisa definizione di una particolare identità storico-culturale da proporre nel contesto del 2025 che assieme a Nova Gorizia vedrà Gorizia capitale della cultura europea. Penso infatti che per quell'occasione andrebbe divulgata in tutta Europa una conoscenza più approfondita del passato di Gorizia, evidenziando alcune specifiche caratteristiche storiche attraverso notizie, documenti e personalità che rappresentino efficacemente le sue varie epoche dal Medioevo ad oggi. Questo per un semplicissimo fatto reale. La storia di Gorizia è pochissimo conosciuta in Italia, in Austria e in Europa. Il 2025 sarebbe anche un'ottima occasione per spiegare bene e correttamente alle nuove generazioni, ad esempio, perché Carlo Michelstetter, Ervino Pocar, Alois Gradnik, Luigi Visintin, Franco Di Gironcoli e altri, addirittura la stessa istituzione scolastica, lo Staatsgymnasium, rappresentino ed illustrino perfettamente
la temperie culturale goriziana di inizio Novecento. Per l'Ottocento i personaggi più adatti sarebbero ad esempio Francesco Leopoldo Savio, Isaia Graziadia Ascoli, Carl von Czernik, Simon Gregorczyk e Anton Meili, e la città stessa decantata allora come Nizza d'Austria, per far conoscere meglio il genere di identità storica della Gorizia di quel secolo, in quanto Viel Völkerstadt. Qui mi piacerebbe che ci fosse stato Chiodi presente, e quindi austriaca nel vero senso del termine, e così via a ritroso nei secoli fino all'alto Medioevo. Io trovo molto corretta la definizione usata da Yvonne Hütter, la curatrice di una raccolta di saggi su Michelstädter uscita a Tubinga, nel 2014, quindi dopo l'uscita della prima traduzione in tedesco della Persuasione retorica. Yvonne Hütter presenta infatti Carlo Michelstädter come un austriaco di lingua italiana. Austriaco nella sua accezione storica, in quanto cittadino di uno stato multinazionale. Ma in tedesco il concetto è Viel Völkerstadt, uno stato per molti popoli. La versione italiana è stato multinazionale, che però significa una cosa leggermente diversa, che nell'Ottocento si intendeva per diversa da quello che nell'Ottocento si intendeva in Austria per diverse nazionalità. Ricordo inoltre che austriaco, Österreicher, österreichisch, sostantivo e aggettivo, è un termine che non si riferisce in quel caso alla lingua parlata o ad una nazionalità, con tutto quello che ne consegue per il suo uso corretto nei diversi anni che si sono succeduti sino ad oggi. In italiano il termine Mitteleuropa, entrato nell'uso comune a partire dagli anni 60, è una parola tedesca che indica in senso geografico il centro Europa, ma che nell'uso invalso qui da noi a partire dagli anni 60 in poi si riferisce con intento evocatore piuttosto ad una civiltà o cultura particolare di un'area geografica corrispondente all'estensione dell'impero austro-ungarico, una cultura caratterizzata da componenti tedesche, slave, latine ed ebraiche. Credo di dire una cosa molto chiara e risaputa. Quanto alla componente ebraica, basti pensare ad alcuni dei più grandi autori della letteratura austriaca, da Kafka a Zweig e Karl Kraus. Ebbene, se Mitteleuropa, in italiano Mitteleuropa, e Mitteleuropeo si riferiscono a questo, ne consegue che Gorizia è stata la città più rappresentativa di quella particolare realtà, perché ne è stata in senso etnografico il suo vero centro geografico, come incontestabilmente documentato e testimoniato sin dal Medioevo. Sin da allora, infatti, nella sua popolazione convivevano fisicamente l'elemento tedesco, slavo e latino, come in nessun'altra parte della Mitteleuropa. Su queste cose si potrebbero dire ancora tante cose, ma non vorrei sforare nei tempi. No, ci siamo. E quanto Carlo Michelstädter incarni ed esprima ad alto livello quella cultura mitteleuropea traspare potentemente dal suo epistolario, dalle sue poesie e ancor di più dalla sua tesi di laurea mai discussa all'Ateneo di Firenze. Anzi, solo a rileggere bene la sua originaria prefazione si nota come la sua cultura si riveli non solo mitteleuropea, ma anche qualcosa di più. A questo riguardo, e in merito all'attualità del pensiero michelstädteriano, devo citare Campaïlla, a cui dobbiamo il grande successo che tutte le opere di Carlo hanno avuto grazie alla casa editrice Adelphi con il sostegno iniziale dell'ICM. Scriveva già 40 anni fa Campaïlla, pagina 24 della sua introduzione alla Persuasione e la retorica, prima edizione 1982, sesta edizione 1994,
Non so quanti libri siano stati scritti in Italia nel primo decennio del secolo che formulano un'analisi così esplicita, battente e demolitrice delle strutture della società contemporanea. In questo senso, per quanto il tempo le ha restituito in forza e attualità, la persuasione potrebbe piuttosto apparire a chi la avvicinasse ai nostri giorni per la prima volta un testo dell'ultima o della penultima ora, e a cui per un espediente editoriale si fosse posta la data del 1910, il che dimostra per altra via il livello europeo in cui questo testo si colloca per le matrici culturali come per la qualità. Qui finisce la citazione di Campailla. Enorme è ormai la bibliografia michelscheteriana italiana degli ultimi 100 anni. Le prime traduzioni all'estero risalgono invece, come già accennato, agli anni 90, quella tedesca 99. Si sono succedute 2 traduzioni inglesi della persuasione e la retorica, una in sloveno e una spagnola. Molto di quanto pubblicato in Italia è già stato tradotto anche in francese. Ma a Gorizia, come è noto, attende di essere studiato e valorizzato altro materiale inedito conservato nel fondo Michelstedt della Biblioteca Statale Isontina, di cui ci parlerà la dottoressa Gallarotti. Negli ultimi decenni, all'estero, il tasso di pubblicazione di studi michelstedteriani è quindi aumentato moltissimo. Vanno ricordati, seguivo anche sempre su internet anche un sito, si chiama Accademia, dove forniscono tutte le pubblicazioni sugli argomenti, sugli autori che si possa richiedere, si chiama Accademia. E questo viene da San Francisco, in California, senza pensare poi a tutti gli studi su Michelstedt che sono usciti negli Stati Uniti. Siamo a Daniela Bini, no? Sì, che conosco benissimo, anche Daniela Thomas Bini, Harrison, sì. Eccetera. E che comunque vanno ricordati i pionieristici lavori di Daniela Bini in America, che hanno trovato riscontro in ulteriori pubblicazioni che affrontano la figura del filosofo e poeta attraverso una notevole varietà di interpretazioni. Nell'analisi della recente ricezione degli scritti e delle poesie di Michelstedt nei paesi di lingua tedesca, si ha quasi l'impressione di trovarci negli ultimi 20 anni di fronte ad un'improvvisa riscoperta, non solo per il fascino irradiato dalla personalità emergente dal suo epistolario, ma si rende evidente anche come alcuni aspetti del suo pensiero si rivelino ancora oggi estremamente attuali. Intendo qui in particolare la retorica come la critica del linguaggio e della comunicazione e la persuasione come consapevolezza di una più intensa autenticità delle nostre esperienze, delle nostre percezioni, del sentimento di vivere e quindi di essere qui e ora. Lo si nota nelle presentazioni e nelle recensioni di studi e opere apparse in Germania e in Austria a partire dall'uscita della prima traduzione in tedesco della persuasione e la retorica all'inizio del 1999 per i tipi della casa editrice Neue Kritik, ma senza le indispensabili appendici che Michelstedt espone e commenta, appunto discutendo un confronto fra Platone e il suo disprezzatissimo da Michelstedt Aristotele. La Überzeugung und Rhetorik. Sino ad allora in Germania Carlo Michelstedt era stato dunque a lungo un nome sconosciuto del clima del pensiero italiano nel Novecento. Ho già accennato prima come Yvonne Hütt lo abbia presentato come un austriaco di lingua italiana, autore di scritti filosofici e di poesie che si lascerebbe, secondo la Hütt, collocare nell'ambito delle discussioni di inizio Novecento legate alla crisi del linguaggio, discussioni partite con Hofmannsthal e che avrebbe portato a Wittgenstein. Il lavoro della Hütter si proponeva di colmare una grossa lacuna. I contributi raccolti nel volume da lei curato sono di noti ricercatori e studiosi di Michelstedt e non sono soltanto introduzioni nei vari aspetti delle opere di Michelstedt, ma allo stesso tempo forniscono approcci di ricerca genuinamente nuovi.
Esponendo la filosofia di Michelstaedt, la sua poesia e la sua arte, vengono individuate analogie con Benjamin e Sartre e anticipazioni delle principali tendenze degli anni 30, degli ultimi 30 anni. Così concludeva la sua premessa Yvonne Hütter. L'opera di questo eminente rappresentante della cultura mitteleuropea, stampato in corsivo qui, ha influenzato fino ad oggi il pensiero di intellettuali italiani Claudio Magris e Massimo Cacciari. Ad esempio, questi fanno un esplicito riferimento a Michelstaedt, in particolare anche Magris, cui citerò una sua affermazione alla fine. Per la prima volta, quindi, in Germania potrà ora ricevere un ampio apprezzamento anche nei paesi di lingua tedesca. Intitolato Carlo Michelstaedt Kunst, Poesie, Philosophie, questo Nahr Franke Attempto Verlag di Tubinga del 2014. Il volume raccoglie i contributi di alcuni dei più importanti ricercatori, Daniela Bini, che ho già ricordato, Thomas Harrison, è un autore anche molto apprezzato da Claudio Magris, per un libro che parla di Michelstaedt, una monografia che inizia, il titolo è 1910, no, è l'anno, sappiamo di cosa si tratta. Ecco, Thomas Harrison, e poi c'è questo esperto di esistenzialismo, perché si parla anche di esistenziale autenticità esistenziale, Hans Martin Schönherrmann, e poi anche ricercatori italiani, che si sono distinti per certi lavori, come Rosalia Peluso e Valerio Capozzo, ecco un altro straordinario giovane ricercatore di Michelstaedt, ha pubblicato molti studi molto interessanti, e anche la stessa Yvonne Hütter. I loro studi illustrano bene nel loro complesso l'ampio spettro coperto dall'impostazione del pensiero di Michelstaedt. In settembre avevo segnalato anche una originalissima ricerca condotta dallo studioso austriaco Thomas Waschek, che ha indagato sui sorprendenti paralleli tra la tesi di Michelstaedt e l'opera più famosa di Martin Heidegger, che uscita nel 1927 ha ottenuto nel secolo scorso un successo mondiale. Nel caso del lavoro di Waschek, si tratta di una voluminosa pubblicazione di 318 pagine pubblicata a Berlino nel 2019 per Mattes e Seitz. Ebbene, qualche settimana dopo il nostro incontro a Gorizia, verso i primi di ottobre, ne è uscita un'edizione italiana per Mimesis, egregiamente tradotta da Fulvio Rambaldini, salutata con grande interesse e rilievo da notevolissime recensioni, fra cui una di Donatella Di Cesare, che titolava il suo pezzo parlando addirittura di plagio da parte di Heidegger nei confronti di Michelstaedt. Thomas Waschek cerca di verificare una possibile ispirazione di Heidegger a Michelstaedt, mettendo a confronto i passaggi e termini dei due. Molti interpreti hanno visto in Michelstaedt un precursore dell'esistenzialismo, plasmato dalle tensioni intellettuali e culturali del suo tempo. Il lavoro di Waschek tratteggia così il quadro di una parentela spirituale che getta una luce completamente nuova sull'opera principale di Heidegger e pone la domanda: quanto Michelstaedt c'è in Heidegger? Quanta convinzione retorica c'è in essere tempo? Lo studio di Thomas Waschek, che è proprio il culmine del discorso attualità di Michelstaedt, che è un libro che esce in italiano adesso, proprio un mese fa, ed edizione italiana di un testo tedesco, offre questo studio allo stesso tempo e in questo modo un'introduzione al pensiero di Carlo Michelstaedt, filosofo, e una lettura di Essere tempo di Heidegger. I confronti testuali che l'autore fa tra l'assai poco nota dissertazione di Michelstaedt in Germania e in Austria e l'opera di Heidegger non tendono comunque a smascherare Heidegger come un plagiatore, come ha annunciato quel titolo di una recensione. Waschek non intende farlo,
e si limita a indicare termini e figure comuni di pensiero ed evita conclusioni affrettate. Le contestualizzazioni storiche di Vašek e la sua ricerca di analogie risultano ad ogni modo piuttosto sorprendenti. Giornalista e filosofo austriaco, autore di numerosi saggi, Vašek è apprezzato dal grande pubblico di lingua tedesca anche come caporedattore della nota rivista Hohe Luft. Il bimestrale che ha il merito di aprire discussioni politiche, etiche e culturali sui grandi temi dell'attualità. E mi sto avvicinando alla conclusione qui e voglio citare l'aspetto che più mi interessa, come faceva Heidegger a conoscere il testo di Michelstetter. L'idea di questo lavoro nasce nel lavoro di Vašek quando dal fondo dimenticato di Argia Cassini, pianista morta da Auschwitz nel 1944, viene fortunosamente alla luce una prima parziale traduzione tedesca del libro di Carlo Michelstetter, La persuasione e la retorica, che era stato pubblicato postumo nel 1913. E di questo forse ci accennerà anche Donatella Gallarotti. Osserva Donatella di Cesare nella sua recensione, apro le virgolette, dicevamo delle prove, di inequivocabili non ce ne sono. E siccome questa vuole essere un'inchiesta, Thomas Vašek si tiene basso, avanzando solo ipotesi provvisorie. Ma per vie traverse, le pagine della persuasione, quindi una prima traduzione è stata effettuata subito dopo la morte di Carlo, queste prime pagine tradotte potrebbero essere arrivate a Heidegger, per esempio attraverso Julius Evola, che si ispirò direttamente ad alcune concezioni del Goriziano, e Oscar Ewald, filosofo viennese, fervente ammiratore di Michelstetter, che era in contatto con Edmund Husserl, maestro di Heidegger. Supposizioni, certo, ma altrettanto certo è che, come scoperto nel fondo Michelstetter, Argia Cassini, Donatella di Cesare lo definisce amante del filosofo, possedesse il dattilo scritto di una traduzione tedesca della persuasione, solo della prima della parte La persuasione. A chi era indirizzata se non a un pubblico di lingua tedesca? E vi arrivò mai a quel pubblico? Conclude la recensione. Ecco, questo mi pare anche un segnale appunto dell'interesse e dell'attualità che Carlo Michelstetter gode adesso in questi ultimi anni e anche in Austria e in Germania. Naturalmente non solo in campo di studi filosofici, in Austria è uscito anche qualche anno fa un romanzo che cerca di ricostruire gli ultimi giorni di Carlo Michelstetter. Il romanzo è di un autore carinziano di Klagenfurt, che ascolteremo poi alla fine di questa sessione, che interviene in registrazione e parla del suo Carlo Michelstetter. Si tratta di un romanzo, di una fiction, in cui uno scrittore cerca di esplorare, di indagare sulle motivazioni attraverso ricerche, ma anche cercando di medesimarsi nella sensibilità, nella cultura di Michelstetter, per capire come sia arrivato a questo suicidio. Ed è un libro piuttosto interessante per certi aspetti, perché in parte ricostruisce in modo molto documentato gli ultimi mesi di Carlo Michelstetter, i rapporti con tutti i suoi amici. In certo caso ricostruisce anche certe lettere che sembrano essere andate smarrite, per cui ne fa un personaggio molto interessante, immaginando anche le varianti di vita di Carlo Michelstetter se fosse sopravvissuto, come avrebbe potuto vivere ancora fino alla vecchiaia, e sempre con questa sua visione del mondo. Ecco, io avevo accennato in settembre, sto per concludere, anche a una relazione fra il pensiero di Michelstetter e Peter Handke.
Questo sarebbe un argomento però che andrebbe trattato proprio in modo approfondito, ma c'è in questo scrittore, questo è anche un aspetto per cui mi piace moltissimo, è un genere di letteratura particolare, queste descrizioni dettagliate alla ricerca della definizione, delle minime sfumature, di ogni dettaglio, per cui ogni percezione viene descritta quasi cercando di fermare nel tempo la percezione dell'oggetto o la percezione della consapevolezza di vivere nel presente. E questo è un lavoro letterario, per cui ci sono veramente, c'è un caso in cui non è narrazione, non sono narrazioni, ma sono rappresentazioni attraverso un lavoro sul linguaggio dettagliatissimo e minuziosissimo su ogni possibile sfumatura delle descrizioni. E questo è alla ricerca appunto del nunc stans, dell'esperienza nel presente. E questo concetto della Gegenwart ricorre proprio spesso come in Michelstedt la persuasione, nella persuasione la pace, e qui anche nella scrittura, nella rappresentazione possibile attraverso la parola, la quiete dell'esperienza del presente e della autenticità della propria esistenza. Di Sue Stettner sentiremo il suo intervento, dove racconta proprio in modo molto personale del suo lavoro su questo romanzo, ma dimostra di conoscere molto bene Carlo Michelstedt e di aver contribuito a farlo scoprire in Austria. E fino ad allora c'era solo il romanzo Das andere Meer di Claudio Magris, L'altro mare, scritto tanti anni fa, che ha avuto un buon successo anche in Germania. Ecco, e io vorrei proprio concludere, mi piace molto concludere, con una dichiarazione di Claudio Magris sull'attualità di Carlo Michelstedt. Ed è una dichiarazione fatta in un'intervista fatta da questo Valerio Capozzo, no? Che insegna negli Stati Uniti e ha pubblicato questa intervista in un volume di saggi su Michelstedt. E ha intervistato anche Claudio Magris, che sappiamo da sempre è stato un grande ammiratore, si è occupato e ha fatto proprio anche questa esperienza della persuasione. E qui volevo solo citare una frase fra le tante per chiudere questo discorso qui, naturalmente molto limitato e veloce, ma leggendo questa dichiarazione ad una risposta, Valerio Capozzo domanda: in quale modo il pensiero di Michelstedt può essere ancora attuale e quale potrebbe esserlo in termini moderni la persuasione? Volete che vi legga tutta la pagina? Tutta la pagina, no. Non riusciamo. La persuasione, dice Magris, la persuasione può essere la capacità di vivere nel presente, di non bramare che arrivi il più presto possibile la prossima settimana, per sapere i risultati delle nostre analisi cliniche oppure delle lezioni, può aiutare a essere come i bambini, che quando giocano non desiderano aver già giocato e quando corrono non vogliono arrivare o essere arrivati, ma semplicemente correre. Michelstedt, scrive sempre Magris, era turbato dalla difficoltà di persuasione della sua epoca, dalla intrusione della retorica a cui assisteva, ma in proporzione a quello che succede oggi si potrebbe dire che persino quella retorica ci apparirebbe oggi una forma di persuasione. Sì, credo più che mai che Michelstedt e la sua persuasione siano necessarie. Concludeva Magris questa intervista, che è molto più lunga. Grazie di aver ascoltato. Benissimo, grazie. Davvero.
davvero molto suggestiva questa dissertazione del professor Kitzmüller, che ci ha consentito di apprezzare due aspetti, due anime di Michelstaedter, quella che ha suscitato gli interessi dei filosofi e anche come dire, la necessità di indagare in maniera razionale il suo pensiero, ma anche quella estremamente suggestiva che ha mosso il cuore e la penna degli scrittori. Certamente un aspetto fondamentale su cui mi soffermo subito è quello del rapporto Heidegger-Michelstaedter, che ovviamente potrebbe essere approfondito magari attraverso l'ultimo allievo di Martin Heidegger, il professor von Hermann, per fortuna vivente, ed eventualmente del professor Francesco Alfieri, che lo coadiuva nella cura dell'archivio Heidegger per verificare se ci sono dei documenti che attestino un rapporto o quantomeno delle notazioni relative al giovane Michelstaedter, perché altrimenti è chiaro che la personalità schiacciante dell'autore di Simon Zeit, almeno diciamo poderosa dal punto di vista così degli effetti su quella che è la grande opinione pubblica, così sembrerebbero lasciare in ombra il nostro Michelstaedter e non piuttosto il contrario. Posso quindi solo aggiungere, comunque sì. Vašek diciamo riferisce che è comunque provato che colleghi, persone vicine a Heidegger, che avrebbero potuto parlarne, erano a conoscenza, se non addirittura in possesso, di questa traduzione, di questo dattilo scritto nella prima parte della Persuasione del Lettore. Quindi è uscito da Gorizia e è stato inviato. È molto suggestiva questa ipotesi. Grazie. Chiederei adesso al professor Pierfranco Bruni, archeologo di formazione, direttore del Ministero dei Beni Culturali e già componente della Commissione UNESCO per la diffusione della cultura italiana all'estero, ma soprattutto esperto di cultura del Mediterraneo. Suo è il lungo saggio racconto Mediterraneo, percorsi di civiltà nella letteratura contemporanea, che ha scritto libri di poesia che mettono in relazione la poesia con le radici letterarie, e anche libri che dedicano ai grandi autori della letteratura italiana, D'Alevi, Quasimodo, Ungaretti, Pirandello, importanti riflessioni, di intervenire presentandoci invece il suo intervento dal titolo Carlo Michelstaedter tra i limiti e oltre i confini, dove il concetto di limite, anche quello di confine, è uno dei temi fondamentali di questa sessione di incontri, proprio perché i limiti sono posti per essere superati e i confini consentono anche di raccogliere e conservare qualche cosa. Bene, se è con noi ci dia un segno, benissimo. Certo. Grazie. Buonasera a tutti voi, grazie Elena Guerra, grazie per questo invito che mi è stato rivolto a partecipare a questi incontri culturali che riguardano la Mitteleuropea, il modello mitteleuropeo all'interno dei processi culturali molto più articolati, molto più vasti. E chi meglio di Carlo Michelstaedter avrebbe potuto, a mio avviso, inserirsi all'interno di questo contesto in cui i processi identitari diventano processi metafisici? Io sono del parere che l'opera di Carlo è un'opera non soltanto complessa in sé, ma articolata,
perché noi facciamo spesso riferimento a un Michael Staudinger filosofo, in cui la filosofia in sé è epistemologia, se vogliamo, leggendola in modo particolare La persuasione e la retorica. Ma ciò che noi troviamo in questo testo di filosofia, di antropologia, di superamento dello storicismo, io direi, lo abbiamo già letto, lo abbiamo già trovato, lo abbiamo già constatato all'interno delle sue poesie, all'interno di quel mondo, che è un mondo in cui i codici letterari diventano codici metafisici veri e propri. Cosa voglio dire con questo? Io sono convinto che parlare dell'opera di Carlo Mittelsteder attraverso queste due diramazioni, che sono il concetto di limite, il concetto di confine o il non limite nel non confine, significa cercare di capire il senso del tragico che il Novecento ha vissuto, che il Novecento ha attraversato. E in questo senso del tragico di un Novecento, tutto ancora da, a mio avviso, da rileggere, da riscoprire, da ricontestualizzare, passa attraverso alcuni elementi che sono elementi in cui lo storicismo vero e proprio, crociano se vogliamo, è stato interpretato in termini di rappresentazione del reale. E di rappresentazione del reale in Michael Staudinger non c'è nulla, sia nella sua tesi, nella sua filosofia, ma soprattutto nella sua poesia. Quella sua poesia che è la manifestazione anche dal punto di vista artistico, in quanto arte e filosofia in Michael Staudinger, a mio avviso, sono un binomio che diventa strategico dal punto di vista linguistico, ma diventa strategico dal punto di vista metaforico. E questo è una strutturazione di quel mondo in cui, se arte e filosofia sono binomio, è anche vero che la ragione, il concetto di ragione, è anche il superamento dell'inconscio. E questo è tutto un mondo in cui Carlo Michael Staudinger si è formato, attraverso alcuni elementi, alcuni modelli che poi abbiamo trovato in altri autori. Si diceva poc'anzi, si faceva riferimento ad Heidegger, ma io credo che anche sul piano letterario, non soltanto sul piano filosofico, ha esercitato una funzione notevole. Si pensi in modo particolare al suo rapporto con Papini, si pensi a ciò che ha costruito all'interno di una rivista come La Voce, si pensi alla funzione che ha avuto e al rapporto che ha avuto la cultura fiorentina, grazie anche alla presenza di quella metafisica della morte o la metafisica del suicidio a quale faceva riferimento appunto Papini. Ma questa visione, questa dimensione che diventa metafisica impeccabile o impeccabile metafisicità del limite, a mio avviso è una ricerca di uno stravolgimento della persuasione e una capacità di recepire un modello che è un modello in cui il senso del patire di un secolo, di un'epoca, che è quella austro-ungarica, è stato punto di contatto poi sostanzialmente attraverso due autori che citiamo poco forse, nella funzione che Carlo Michael Staudinger ha avuto e perciò che questi autori che adesso dirò hanno tratto da Michael Staudinger. Mi riferisco a Musil, L'uomo senza qualità, che esce come prima edizione nel 1930, ma i suoi appunti risalgono, credo, al 1905, in cui l'uomo senza qualità è l'uomo della impeccabilità, in fondo, o meglio, quell'uomo infinito, a quale aveva lavorato moltissimo Leopardi. E di Leopardi, Michael Staudinger, ci sono codici che sono codici appunto epistemologici, ma sono codici letterari, codici poetici.
E questi codici che ci rimandano al concetto al quale si faceva riferimento poc'anzi di viaggio, perché il viaggio è una partenza e un ritorno, ma è una partenza e un ritorno dal punto di vista del pensiero, perché Miguel Sadler non ha viaggiato, ha viaggiato in quello stato di stoicismo che è diventato poi successivamente dimensione esistenziale, dimensione dell'esistenzialismo vero e proprio. Perché non possiamo noi parlare di Carlo Miguel Sadler senza mettere insieme questi due elementi, il valore o la concezione dello stoicismo in una dimensione anche onirica, se vogliamo, in una dimensione molto più esistenzialista che ha caratterizzato tutta la filosofia del Novecento, compreso Bergson, compreso Heidegger. Ma questa dimensione, o questa visione, o questa prospettiva, nascono da che cosa? Nascono da un mondo che Miguel Sadler concepisce e ci trasmette come mondo inattuale, l'inattualità. Credo che sia un principio portante perché si inserisce nel recupero della tradizione. In fondo, Miguel Sadler recupera attraverso Schopenhauer la tradizione, quel concetto forte di tradizione che è la tradizione vera e propria di una dimensione in cui il concetto diventa permeabile. La permeabilità della filosofia di Miguel Sadler si incontra con la poesia. E da qui dobbiamo, a mio avviso, ripartire per una rilettura articolata, complessa, di un autore che ha come punto di principio un concetto che è quello della vita nuova. In questi giorni abbiamo parlato di Dante, abbiamo sottolineato l'importanza di Dante, di Ascoli, dell'Ascoli, abbiamo parlato della necessità dell'interazione tra forme linguistiche e forme metaforiche. Ma quando Miguel Sadler nelle sue poesie parla a vita nuova, e qui credo che sia il dato fondamentale, si riferisce a un superamento di quell'attualità e di quel presente in una visione o dimensione in cui la memoria come tempo diventa, appunto, in termini anche esoterici, impeccabile. Impeccabile. E il concetto di finito e infinito, che è un concetto che recupera, trasmette e tramanda attraverso Leopardi, perché il concetto di infinito si lega al concetto di noia, si lega al concetto di oblio. Dobbiamo superare la noia e l'oblio perché abbiamo bisogno di infinito, abbiamo bisogno di concepire la vita come eternità dentro il presente, perché nella morte l'infinito è già eternità. E credo che questo sia uno dei dati significativi, perché quando Miguel Sadler scrive i limiti della potenza di chi parla sono i limiti della realtà, poi insieme la volontà di potenza, ecco allora come conosceva bene la funzione che ha avuto Nietzsche all'interno della fine dell'Ottocento insieme alla dimensione, se vogliamo, beethoviana, in cui il concetto di vita e di morte sono fortemente incrociati, ad una dimensione in cui questa potenza della volontà sta al di là del bene e del male. Perché Carlo conosceva bene questo umano o troppo umano, in cui il bene e il male sono dati metaforicamente dallo sguardo. La metafora dello sguardo è ineccepibile da questo punto di vista. E non si può leggere o pensare a Miguel Sadler senza pensare alla complessità della sua opera, compresa la sua arte, compresa i suoi disegni, compreso quel recupero del mondo orientale che è chiaramente dentro i limiti, ma va oltre i confini. E qui credo che la filosofia sua, la poesia sua, siano
un dato significato, significante di una indeterminazione di quel concetto che è il concetto appunto di patire. Aveva la consapevolezza di un secolo che ha come segnale o come tracciato la visione del patire, della sofferenza di un'epoca. E siamo al 1910, siamo al 1907, quando nel contesto italiano, ma anche nel contesto europeo, si muovevano elementi che andavano dalla fine dell'Ottocento di Apollinaire, Baudelaire, dal punto di vista poetico, ma che diventano sistemi filosofici. Baudelaire è un sistema filosofico, Apollinaire è un sistema filosofico alchemico, al quale Wittgenstein fa riferimento, perché è inconcepibile parlare di crisalide senza entrare all'interno di questa dimensione in cui la metafisica diventa appunto una vera e propria epistemologia dell'essere. Essere, appunto, si diceva, è tempo, ma io direi essere spazio, essere è ombra. Il concetto di ombra è il concetto che supera sia il limite che il confine o i confini, perché è dentro questo concetto o questo rapporto tra ragione e storia che si identifica la vera e propria sinfonia, appunto, della contrapposizione in cui il tragico diventa riferimento. Il limite è la morte dell'incoerenza. Quindi andare oltre la morte significa superare il finito, per restare dentro l'infinito che la morte ci dà. Perché la morte non è quell'uomo finito al quale Papini faceva riferimento, ma è l'uomo appunto ebraico e l'uomo cristiano che si incontrano, che si incrociano. Credo che questa sia una religiosità dell'essere in cui tempo e spazio, infinito e mortalità, diventano un vero e proprio concetto trainante di tutto un passaggio che è un passaggio appunto, anche se vogliamo, escatologico all'interno di un'ortodossia che era quel mondo e quella cultura che si formava intorno alla fine dell'Ottocento, all'inizio del 1900. Ma se noi vogliamo restare sul piano letterario, non possiamo, a mio avviso, non fare riferimento a ciò che era accaduto e ciò che accadeva in Italia in quegli anni. Avevamo un dibattito molto vasto, che era il dibattito sul crepuscolarismo, in cui la morte della crisalide, in cui la morte della farfalla, metaforicamente, diventava un vero e proprio processo ad una letteratura che era la letteratura che avevamo lasciato alle spalle, ovvero quella letteratura carducciana che non avrà seguito nel Novecento e al quale si formerà anche Carlo, ma la supererà, perché supererà, attraverserà Carducci d'Annunzio per restare dentro la musicalità del linguaggio metaforico. E in quel linguaggio metaforico credo che ci siano appunto i modelli di un realismo esistenziale, il cui realismo stesso viene ad essere superato per restare esistenzialismo metafisico. La metafisica della parola è abitare questa appartenenza, questa identità. Se il limite, come ho detto, è la morte, è un patire in coscienza. L'inquietudine cerca di andare oltre il limite. Perché? Perché bisogna superare il limite per superare l'inquietudine. E allora la tradizione diventa fondamentale. Limite o orizzonte, limite o confine. Beh, qui credo che la vera e propria missione è quella del superamento dello storicismo. E il superamento dello storicismo lo si ha con la rappresentazione come volontà, sia con Schopenhauer e sia con, successivamente con Nietzsche. E dentro questa rappresentazione come volontà di potenza ci sono appunto quelle formazioni, quelle dimensioni filosofiche in cui ciò che appare può essere ciò che è o ciò che non è. Cioè entriamo in una vera e propria volontà in cui
il modello kantiano diventa ancora una volta una volontà fenomenologica vera e propria. Ecco dov'è il filosofo, ecco dov'è il concetto cartesiano di res, ecco dov'è il soggetto di volontà, ecco dov'è ciò che è quella cultura mitteleuropea da Rilke a Trach servono a darci un segno particolare in un uomo che diventa pensiero. Bisogna impossessarsi del presente come se fosse l'ultimo atto, dice Michel Staiger. Bisogna impossessarsi del presente. Quindi non c'è l'attualismo, non c'è l'attualità in questa visione, ma c'è questo bisogno di impossessarsi della vita del presente e con la sua morte. E con la sua concezione della morte che diventa una concezione stoica, se vogliamo, come se fosse l'ultima. Allora la ragione si confronta in questo contesto con l'inconscio. Bisogna uccidere ciò che ci sta vicino, ciò che noi viviamo, gli affetti che ci legano, la totalità dell'essere. Nel tempo dell'uomo forte c'è l'uomo finito, che diventa appunto l'uomo indeterminato. E cos'è l'uomo indeterminato? È la normalità? Come si vince la morte? La morte si vince con la morte stessa. La morte si vince superandola attraverso la decisione della morte, attraverso una presa di coscienza e di consapevolezza. E credo che qui ci sia l'esperienza forte poi di un tempo in cui il concetto di perdita diventa l'esperienza appunto di ciò che dicevo prima, del patire. L'esperienza del patire è una profondità della persuasione, è una profondità, a mio avviso, in cui tornare nel mondo oltre la rappresentazione significa tornare a se stessi, tornare a quel mare univoco in cui la meccanica della memoria diventa il presente e mai l'attuale, diventa il tempo nel passato, nel pozzo del passato magnano, ecco, altra figura importante diventa Thomas Mann, come dicevo prima, in cui la morte nel solo pensiero è già morte. Ma noi dobbiamo superarla questa fase, dobbiamo superarla perché non è possibile. E qui io voglio citare una frase di Paul Nizan, quando sosteneva, e c'è stato un dibattito nel corso di questi anni, soprattutto negli ultimi 10 anni, su questo concetto, tant'è che è stato analisi di un tema di esame di Stato, quando Paul Nizan dice: avevo 20 anni, non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita. Bene, già Michel Staiger aveva definito questo concetto, superandolo carnalmente, superandolo fisicamente, in quel mettere insieme la convinzione che è persuasione con la retorica superamento della demagogia. Un dato forte in cui il concetto poi, a mio avviso, di dolore diventa anche il concetto di fuggire all'attualità. In fondo, nella persuasione e nella retorica, egli sostiene, cito una frase, gli uomini hanno paura del dolore e per sfuggirlo gli applicano come impiastro la fede, e la fede in un potere adeguato all'infinità della potenza, ecco la potenza, che essi non conoscono e lo incaricano del peso del dolore che essi non sanno portare. Il dolore parla, il dolore è gioia, ecco, convivere con il patire, convivere con ciò che diventa paesaggio esistenziale di un'epoca e di un tempo. Di un'epoca caratterizzata appunto dalla sofferenza del patire. Muore Carlo 4 anni prima del grande conflitto. Pensate allora il dibattito di quegli anni, la dialettica che si era sviluppata in quegli anni, e avverte tutto, diventa un profeta da questo punto di vista. Diventa un vero e proprio profeta in cui il dolore dice gioia, come ho detto poc'anzi, come ho citato poc'anzi, è questo fatto in cui la vita non deve essere chiesta, la vita non deve chiedere, è l'attività che toglie la violenza delle radici. Noi non dobbiamo avere delle radici profonde che ci permettono di non accettare la concezione della fine.
la concezione della fine. Allora subentra un altro elemento, il rapporto tra la finzione e la realtà. Questa esplorazione, a mio avviso, è una appartenenza di una cultura delle cerniere o della cerniera tra il limite nel quale viviamo e i confini, che non sono un fatto geografico, ma sono un fatto esistenziale. Sono un rapporto tra logos e pathos, sono un rapporto in cui l'esperienza del nichilismo deve essere superata. Ecco perché il Platone metafisico viene soppiantato da Socrate, dal pensiero di Socrate pensante, dal mondo degli orienti, in cui l'infinità diventa una forma, il senso dell'infinità diventa una forma, in cui bisogna costruire una metafisica della natura sulla volontà di potenza stessa. Ecco la contraddizione forte, è il sogno di ciascuno, è il superamento della realtà. Insomma, siamo ad una concezione, se vogliamo, prettamente che rimanda al mondo greco. E quando ci sono questi concetti, quando ci sono queste visioni, subentra un'altra dimensione, che è quella del distacco. Saper accettare il distacco, saper accettare le lontananze. Allora il confine è il limite, distacco e lontananza. Ma per fare questo che cosa bisogna costruire? Bisogna superare, anzi, vincere il fato, vincere il destino. E le poesie di Carlo sono questo tentativo, riuscito poi alla fine, di vincere il fato, di superare il fato, di superare il destino. Siamo in una concezione prettamente greca, superare il fato, ovvero confrontarsi con gli dèi, ovvero confrontarsi al di là del rapporto tra mondo ebraico e mondo cristiano, entrare in una visione che non è pagana, ma è precristiana. E credo che questo sia poi quella visione della notte eterna in cui amore e morte diventano luce e abisso. Diventa tristezza, ma anche diventa capacità di recuperare il senso della memoria attraverso la nostalgia. La nostalgia. E un altro tema edificante in cui credo che il futuro, il concetto di futuro diventa improbabile, un improbabile vuoto, direbbe Carlo, un improbabile vuoto in cui il futuro non ha delle regole, ma viviamo nel tempo, allora viviamo nel tempo dell'impossibile, come viviamo oggi nel tempo dell'impossibile. E allora la letteratura diventa non la possibilità, ma diventa l'impossibilità di afferrare l'immortalità. E quindi non bisogna trattenere la tradizione. Non bisogna trattenerla, perché trattenere la tradizione nell'attualità o nell'attualismo diventa l'ambiguità dell'esistere, l'ambiguità dell'esistenza. Noi siamo affollati dal presente. Questo sembra dirci Carlo nelle sue poesie, ma anche nella filosofia, che mette insieme il concetto di persuasione, il concetto di superamento della demagogia. Siamo affidati a questa potenza che ci dà la capacità di recuperare il senso dell'umanità superando appunto l'oblio. Siamo senza orientamenti, ci dice, nel 1907. E non avendo orientamenti, che cosa abbiamo come punto di contatto, come punto di riferimento, come elemento in sé? Abbiamo la concezione del tragico. Ma il tragico non è pessimismo, attenzione. Il tragico è convivere con il proprio tempo, convivere con se stessi. Il tragico non è pessimismo, è consapevolezza del patire. In fondo, quando parla di vita-morte, morte-vita, metafora crisalide, sembra dirci che noi non ci conosciamo abbastanza. Sembra dirci: io devo conoscermi di più, conoscere chi sono, e giocare appunto con il silenzio o giocare con il rumore dell'ambiguità che affolla un'epoca inconcludente, un'epoca in cui soltanto il distaccarsi dal presente, quindi dall'attuale, può creare legami infiniti.
può creare legami in cui limite e confine diventano una temperanza, in cui la riflessione vera e propria diventa il rispetto, appunto, del rapporto tra pietà e logos. La possibilità, questo è il dato forte, la possibilità di essere, la possibilità di ritornare, la possibilità della distinzione. E allora si affronta un vero e proprio viaggio ascetico. Pensiamo al rapporto con Nadia, con Yolanda, con Xenia. E credo che sia stato un rapporto in cui la vita è diventata poi deserto, la vita è diventata un naufragare. Ritorniamo a Leopardi, al Michel Sedariano modello leopardiano, cioè il naufragare, deserto mare. Sono termini di Carlo. Vita nel deserto, deserto mare, terra, mare, onda, porto, vento, porto insicuro, porto sepolto o insepolto, al quale si farà riferimento Ungaretti. Ma è chiaro che tutto questo diventa ascetico, diventa una necessità vera e propria di superare Platone, quel Platone metafisico, e entrare nella temperanza di Socrate. La pazienza vera e propria, come si fa riferimento, è un'appartenenza alla dimensione dell'essere, alla dimensione del tempo. Quella dimensione che in fondo è verità e realtà. E questa è la perseveranza, e questa è la persuasione. E questo è il limite in cui appartenere ad una cultura significa sospendere quella funzione che è la finzione tra momento reale e il momento in cui il tempo diventa indefinito. E allora il rapporto tra i limiti o tra i confini ci porta proprio a questa dimensione, che non è una dimensione vera e propria, ma è una dimensione profondamente metafisica. Credo che questo sia il dato centrale all'interno del quale l'opera è la ricerca sinfonica, direi, del patire di Carlo Michel Sedariano. Limite ed orizzonte, dato centrale e chiudo, in cui la funzione onirica diventa la funzione e la finzione esistenziale di un modello, non soltanto di cultura, ma di un modello di esistenza, di un modello di esistenza. Dentro questi parametri, dentro questa esperienza della perdita, il tempo e l'immagine del tempo in Carlo diventano appunto il limite, che diventa il superamento del confine, in cui la profondità della persuasione diventa la necessità di tornare a quel mondo, appunto, della rappresentazione. È qui che tutto si muove. Carlo con la sua filosofia e con la sua poesia. Grazie. Grazie, grazie veramente. Gli applausi faticavano a interrompere questa comunicazione così suggestiva, che ci lascia sospesi soprattutto sul concetto di nostalgia. Nostalgia, dicevano i greci, è quel sentimento, quel dolore profondo per qualcosa che si è perso e non si potrà riavere mai più. Però è anche il presentimento per qualcosa che non si ha ancora e che si desidera ottenere. Ci piace pensare che Carlo Montestetter, anche dopo queste parole, viva un po' in quel guado, in quella terra di nessuno e di tutti, dove queste dimensioni, lei ce lo ha appena insegnato, si possa scommettere di poter conquistare il proprio sé. Bene, passiamo ora alla comunicazione. Grazie a tutti voi, grazie. Grazie, grazie ancora. Mi accingo ora a presentare una figura che è una figura emblematica di quella che è la conservazione della memoria di Carlo Michel Sedariano, perché la dottoressa Antonella Gallarotti
è stata responsabile dell'ufficio manoscritti e del fondo Carlo Mittestetter presso la biblioteca civica di Gorizia, e quindi ha, come dire, più di chiunque altro una visione sinottica di tutta la documentazione, dai testi, dalle fonti primarie a quelle secondarie, che circondano la figura del grande filosofo e pensatore. Pertanto, con immenso piacere, le chiedo di venire qui a parlarci dei documenti mickestetteriani nella Biblioteca Statale Isontina, a cui spero vorrà anche dare spazio per soffermarsi sugli ultimi ritrovamenti che ormai sono patrimonio del fondo Mickestetter. Grazie, dottoressa Cavarotti. Grazie a lei. Un attimo solo che mi libero della mascherina. Il Covid ci impegna anche in questi rituali, no? Bene. Tanto ringrazio gli organizzatori per l'invito e quanti seguono in presenza da remoto le relazioni di questo convegno. Io premetto subito che il mio intervento non è una storia del fondo Mickestetter, per la quale, compreso il ruolo che ha avuto l'ICM fin dalla sua iniziale valorizzazione, rimando ai vari saggi e articoli che sono stati pubblicati nel corso degli anni, innanzitutto da Sergio Campaila, da Marco Menato e anche da me, in particolare le carte del fondo Carlo Mickestetter, Appunti per una storia, e non è neanche quella delle due biblioteche scoperte negli ultimi anni, anche queste che sono state oggetto di saggi specifici come la Biblioteca Ritrovata e la Cassa dei Libri. Io parlerò di tutti i documenti più o meno noti riconducibili a Mickestetter conservati nella Biblioteca Statale Isontina, tutti i documenti nel loro insieme e la cui attualità, nel continuo incremento e possibilità di accesso, si collega al titolo di questa sessione del convegno. Quindi nel percorso dei luoghi mickestetteriani a Gorizia, quello che è messo sempre meno in risalto è la biblioteca. Ci si sofferma spesso sulla sua casa natale, sulla soffitta di Casa Paternoli in Piazza Grande, oggi Piazza della Vittoria, luoghi fortemente evocativi, a cui però il tempo trascorso, insieme ai danni subiti nel corso della Prima Guerra Mondiale, ha tolto in realtà ogni riferimento a Carlo Mickestetter e alla vita che ha vissuto tra quelle mura, eccettuata forse solo la lapide che lo ricorda sulla casa di famiglia. La Biblioteca Statale Isontina, invece, è il luogo dove le sue tracce sono ancora oggi ben presenti. Ed è così da quasi 50 anni. Siamo alla vigilia del 50° anniversario della morte della sorella di Carlo, Paola Mickestetter Winteler, e della successiva istituzione del fondo Carlo Mickestetter. E questo è un motivo in più, se mai ce ne fosse bisogno, per richiamare l'attenzione sui documenti conservati sia in quella raccolta che nelle altre che nel corso degli anni si sono aggiunte. Io cercherò stasera di rendere il mio intervento il più possibile scorrevole, sia pure con gli inevitabili riferimenti di carattere tecnico, rimando invece gli interessati alla bibliografia specifica che esiste sui singoli argomenti per ogni approfondimento che ritenessero utile. Fino agli anni 70 del Novecento, chi voleva accostarsi alla figura e al pensiero di Carlo Mickestetter poteva trovare nel catalogo generale della Biblioteca Statale Isontina di Gorizia una serie di pubblicazioni, come avveniva per ognuna delle personalità cittadine la cui storia e attività è documentata nelle raccolte di quell'istituzione. Naturalmente si trattava di un numero di testi limitato e corrispondeva alla risonanza non particolarmente elevata che la produzione del filosofo goriziano aveva avuto fino a quel momento. Una ventina di titoli, comprendenti tutte le edizioni delle opere pubblicate a quella data e alcuni testi critici, monografie, estratti di saggi apparsi su riviste, anche una tesi di laurea. Fino a quel momento, dunque, Mickestetter era uno dei personaggi goriziani le cui opere sono presenti tra i libri della biblioteca, uno dei tanti e non necessariamente uno di quelli maggiormente documentati. E con la morte di Paola, avvenuto il 14 giugno del 1972,
con il suo lascito testamentario a favore della biblioteca, che le cose cambiano radicalmente. Il desiderio di Paola che le opere del fratello non rimanessero di proprietà della famiglia, entrassero a far parte del patrimonio della biblioteca della città, permette un salto di qualità, non indifferente a livello di modalità di conservazione, consultabilità e di conseguenza conoscenza della figura e del pensiero di Carlo Mittelstädt. In precedenza l'accesso ai manoscritti era possibile presso l'abitazione di Paola, non solo disponibile ma felice di consentire la consultazione a studiosi e studenti, facilitandone anzi il lavoro con il supporto dei suoi ricordi personali. Riordinamento delle carte, la catalogazione e la presa in carico da parte della biblioteca ne consentono la fruizione nell'ambito di locali e orari della struttura pubblica, sottraendole al rischio di dispersione nel corso del passaggio da una generazione all'altra o ai possibili danni relativi alla gestione in una casa privata. Per quanto non sempre pubblico sia sinonimo di efficienza e disponibilità economica, la gestione da parte di una struttura istituzionale garantisce, o dovrebbe garantire, una più sicura conservazione e la trasmissione alle generazioni future di un bene che è patrimonio di tutti. Generosa e lungimirante, Paola priva così la propria famiglia. Va? Sembra di no, però no? Allora mi fermo, mi aspetto. Si sente? No? Vogliamo fare questo? Vogliamo? Andiamo a provare? Proviamo? Ah, adesso sì, si sente. Spero abbiate sentito qualcosina, non ricomincio. Forse ero troppo lontana dal microfono. Quindi Paola priva la propria famiglia del possesso di documenti il cui valore materiale e affettivo è superato dall'importanza dei contenuti per consegnarli alla comunità. Mi pare che qui perdo di nuovo. No, si sente. Vediamo, cerco di stare più vicina, forse era più bene. Allora, la donazione di Paola, effettuata per il tramite del figlio di Gian Carlo Winter, che condivide la scelta della madre e agisce da esecutore testamentario, non comporta solo l'aumento numerico del materiale di e su Carlo Mittelstädt in possesso della Biblioteca Statale Fiorentina. L'incremento delle fonti bibliografiche primarie e secondarie a disposizione, le varie edizioni delle opere di Carlo, gli studi storici e gli studi critici sul suo pensiero, credo che non sia colpa mia della posizione. Vogliamo provare un altro? Provare con... Credo sia la mia posizione. No. Devo premere qui prima? È già acceso? Sì, è acceso. Pronto, si sente? Sempre. Sì, vediamo. Allora, proviamo. Incremento delle fonti bibliografiche primarie e secondarie a disposizione, le varie edizioni delle opere di Carlo, gli studi critici sul suo pensiero, così avvenuto, costituisce il nucleo iniziale del cosiddetto fondo vivo, destinato ad un continuo incremento da parte dell'Istituto. L'elemento caratterizzante del lascito è dato dalle carte manoscritte e dalle opere d'arte realizzate dal filosofo. Questo è il cuore del fondo di Carlo Mittelstädt, documenti originali autografi insostituibili che nessun'altra istituzione potrebbe replicare e offrire ai propri utenti. È opportuno ricordare gli anni di cui si parla, la prima metà degli anni 70 del Novecento, morte di Paola nel 72, consegna del materiale e formale accettazione da parte del direttore della biblioteca Guido Mazzini nel 73, riordino e inventariazione a cura di Sergio Campanella e del bibliotecario Massimo De Gregori tra 73 e 74, presentazione al pubblico con la mostra Testimonianza per Carlo Mittelstädt curata da Sergio Campanella nell'ambito del nono convegno degli incontri culturali militari europei nel 74, presa in carico e registrazione dei documenti tra il 74 e il 75 e quindi apertura del fondo agli studiosi. Anni che precedono l'esistenza delle tecniche di riproduzione digitale e la disponibilità di strumenti di divulgazione e condivisione quali internet e siti web. Dal momento della sua costituzione per parecchi anni, il fondo Carlo Mittelstädt viene utilizzato tramite la consultazione diretta degli studiosi presso la sede della Biblioteca
Palazzo Vandenberg, attraverso richieste di informazioni rivolte per lettera ai responsabili del servizio. Chi ha vissuto quei momenti e gli anni successivi li ricorda come storia di lavoro quotidiano. Alla generazione di nativi digitali che costituisce oggi la parte prevalente dell'utenza, chiede e ottiene un accesso da remoto a materiali e informazioni con modalità e tempi ben diversi da quelli di un tempo. Tuttavia, l'emozione di poter visionare con le dovute cautele i documenti autografi inviati da Carlo Mittelstetter oltre 100 anni fa resta indescrivibile e irripetibile. I manoscritti, dunque. L'epistolario, 211 lettere di Carlo, originali o in copia, oltre a 20 lettere e cartoline da lui ricevute. Una sezione di scritti scolastici con 11 manoscritti. Una sezione di scritti poetici, letterari, filosofici vari, con 16 manoscritti, compresa la raccolta delle poesie, il dialogo della salute, due diverse redazioni della persuasione e la retorica delle relative appendici critiche, raccolte di appunti e di scritti vari che comprendono 105 scritti, per lo più di durezza limitata, 14 album di disegni, 4 taccuini con appunti e schizzi, 42 opere d'arte in cornice e 2 cartelle contenenti 26 disegni giovanili. In questa sede ne viene necessariamente fornito un'elencazione sommaria che può dare solo un'idea della consistenza del corpus degli scritti e dei lavori artistici mattestateriani, e non certamente del loro contenuto. Si tratta, se non di tutta la produzione di Carlo Mittelstetter, di quasi tutta, e certamente di tutti gli scritti fondamentali del suo pensiero. Restano di proprietà privata, per quanto si sa, solo pochi documenti, per la quasi totalità conservati comunque in riproduzione nel fondo, dove si spera possano in futuro confluire per volontà dei possessori o dei loro eredi. Le opere d'arte, inizialmente collocate alle pareti della sala studio riservata, vengono poi posizionate in un magazzino adeguatamente munito di tutti i requisiti di sicurezza. Nel 1998 una selezione dei pezzi più significativi è stata inserita nella saletta dedicata a Mittelstetter all'interno del Museo Ebraico Gerusalemme sull'Isonzo, allestito presso la Sinagoga di Gorizia, per un'esposizione più adeguata e una migliore accessibilità e visibilità. Il fondo vivo comprende le edizioni delle opere di Carlo, inizialmente 8, oggi 66, le monografie e le pubblicazioni dedicate a lui, compresi i libri con un capitolo che lo riguarda, inizialmente 27, oggi 364, e quindi articoli, saggi, estratti, fotografie, riviste, dattiloscritti, materiali relativi a mostre e convegni, registrazioni audio e video, floppy disk, CD, manifesti, locandine, complessivamente migliaia e migliaia di pezzi, la cui importanza varia, ma che nel loro insieme costituiscono la testimonianza dell'interesse sempre crescente per l'opera del filosofo e per la sua personalità. Se nel 1974 e negli anni immediatamente successivi alla costituzione del fondo, la raccolta del fondo vivo rappresentava il punto di riferimento irrinunciabile per una ricerca bibliografica e per il reperimento della letteratura critica sul pensiero filosofico di Mittelstetter, il passato dal mondo analogico al mondo digitale, come si è detto, ha cambiato molte cose. Il catalogo di materiali librario è disponibile sul sito della Biblioteca Statale Isontina, www.isontina.beniculturali.it, e sul sito istituzionale dedicato a Carlo Mittelstetter a cura della stessa biblioteca, www.mestetter.beniculturali.it. L'accessibilità immediata all'informazione consente agli utenti remoti di reperire la documentazione desiderata presso altre istituzioni più vicine alla propria residenza o di richiedere materiali tramite servizi di prestito interbibliotecario o di document delivery, anche senza entrare in contatto con il bibliotecario responsabile della gestione del fondo. Testi e articoli cominciano a essere disponibili sul web, su siti a libero accesso. Il mondo cambia e cambia il modo di fare ricerca. Altre istituzioni e anche privati potrebbero essere in grado di ricreare un proprio fondo vivo, Gorizia o altrove. Naturalmente, piuttosto che riproporre duplicati, ha senso potenziare quanto già esiste, recuperando per quanto possibile altri materiali e sensibilizzando sempre più autori e case editrici
a far pervenire alla Biblioteca di Gorizia una copia delle loro pubblicazioni, così da arricchire il fondo anche con l'edizione fuori commercio o a tiratura limitata, non sempre facilmente reperibili attraverso le normali reti di distribuzione. E a proposito però sul CISO, finora ho sempre parlato di Biblioteca Statale Isontina o Biblioteca di Gorizia. Il fondo in realtà appartiene alla Biblioteca Civica, che è unita alla statale a formare un solo grande istituto bibliotecario. Biblioteca Civica è specializzata in particolare a documentare la storia e la cultura locale. Le raccolte della Civica integrano e completano quelle della statale. L'unicità di intenti è dimostrata anche dall'acquisizione delle raccolte della statale, con fondi stanziati dal Ministero dei Beni Culturali, oggi Ministero della Cultura, delle due tranche della Biblioteca Michelstetter di cui dirò più avanti. La denominazione Biblioteca Statale Isontina include quindi anche quella di Biblioteca Civica di Gorizia. E la fusione ormai centenaria delle due biblioteche in una è tale che una separazione, anche solo gestionale, impoverirebbe una delle due. Ai quadri donati da Paola dal figlio Carlo Winterer, cui era stato lasciato in eredità per ricordo dello zio Uno, l'ultimo dipinto nell'ottobre del 1910 e sotto verso c'è il luce più chiara, da lui donato alla biblioteca al momento della consegna del materiale del fondo, si aggiunge in seguito lo splendido autoritratto sul fondo fiamma, la cui esistenza viene segnalata nel corso della presentazione del fondo con la mostra testimonianza per Carlo Michelstetter già nel 1974 da Francesco Barzagnassi, docente di filosofia, appassionato cultore di Michelstetter. Da lui sottratto al saccheggio nazista nel 1943, il quadro era stato conservato in casa sua fino a quel momento. D'intesa con Sergio Camparilla e con il direttore della Biblioteca Statale Isontina, Otello Silvestri, Barzagnassi esprime la volontà di consegnare l'opera alla biblioteca dopo la propria morte. La consegna da parte degli eredi ha luogo nel 2002, con la collocazione quindi nella saletta della sinagoga. Nel corso del tempo si creano anche nuove fonti. La costituzione del fondo Michelstetter presso la Biblioteca Statale Isontina comporta la creazione e la raccolta di nuovi documenti, corrispondenza, elenchi, inventari che si fanno via via più analitici. È una documentazione di servizio che viene inserita nell'archivio corrente della biblioteca in una nuova posizione archivistica ideata ad hoc per il fondo Carlo Michelstetter. Qui viene archiviata tutta la successiva corrispondenza in entrata e in uscita relativa al fondo, richieste di informazioni di riproduzione del materiale di studio, iniziative editoriali espositive e quant'altro. La documentazione degli anni dal 1972 al 1974 riguardante l'istituzione del fondo è stata recentemente collocata all'interno del fondo stesso per una più facile e immediata consultabilità. I registri di ingresso topografico, invece, anche questi in parte fonti storiche per verificare dati di presa in carico e consistenza delle raccolte, fanno parte dei materiali in uso per il lavoro dei bibliotecari. Ma non c'è solo il fondo Michelstetter. Già detto che alcuni autografi, scritti e dipinti, sono tuttora proprietà di privati, eredi degli amici di Carlo, a cui erano stati indirizzati o donati. Nel 1911, in occasione della mostra intorno a Carlo, curata dalla sottoscritta, venne presentata al pubblico la raccolta posseduta dagli eredi di Gia Cassini, la musicista goriziana a cui Michelstetter era stato sentimentalmente legato nell'ultimo periodo della vita. Alcuni manoscritti, in prevalenza non autografi, qualche cartolina, articoli su di lui, il datello scritto della versione in tedesco della prima parte della Persuasione alla retorica, in cui l'autore della traduzione, forse la stessa Argia, mantiene l'anonimato indicandosi con le iniziali NN. E una serie di 12 disegni schizzi, la 13ª opera grafica si trova sul verso di una delle opere, tra cui gli autoritratti L'uomo nella notte accende una luce a se stesso e l'autoritratto tenebroso che fino a quel momento erano stati ritenuti perduti. E qui mi riallaccio brevemente all'intervento del professor Hans Fitzmiller a proposito della traduzione tedesca della Persuasione delle carte Cassini, per ricordare che nel 1922 Paola Michelstetter fa pervenire una copia della seconda edizione della Persuasione ad Albert Einstein,
tramite il suo cognato Michele Besso, amico di Einstein, vissuto per qualche anno a Gorizia. Quindi niente impedisce di ipotizzare altri tentativi di far conoscere Michelstetter in area linguistica tedesca da parte della famiglia Michelstetter e di Argia, che manteneva i rapporti con questa, anche predisponendone una traduzione ad hoc. Il fondo Cassini, talvolta denominato anche Archivio Cassini, si trova temporaneamente in deposito presso la Biblioteca Statale Sorbina, mentre la famiglia di Argia Cassini ne mantiene la proprietà. E questa è una formula che permette di far conoscere e valorizzare i beni culturali senza che gli eredi a cui sono pervenuti ne rinuncino al possesso. Naturalmente la speranza delle istituzioni è che dopo un periodo di deposito i proprietari possano optare per la definitiva donazione, che resta comunque sempre collegata al loro nome. Il materiale che fa parte della donazione di Paola comprende anche quanto da lei conservato della biblioteca del fratello. 6 soli volumi, alcuni con postille autografe, i canti di Leopardi, l'edizione della Bibbia, la raccolta di composizioni sanscrite in traduzione tedesca, Indice Stufe. È soltanto nel 2013 che a questo piccolo numero di 6 libri si aggiunge la Biblioteca Michelstetter vera e propria. 284 tra volumi, opuscoli e riviste, posseduti da Carlo e dal padre Alberto, venduti, che erano stati venduti nel 1951 da Umberto Sava a Cesare Pagnini, individuati all'interno della biblioteca di questi. Altri 154 libri provenienti dalle biblioteche di Alberto, di Carlo, di sua sorella Elda, moglie di Silvio Morpurgo, vengono ritrovati nel 2018. Si tratta della biblioteca Morpurgo Michelstetter, messa in salvo in una cassa da viaggio affidata da Elda a conoscenti poco prima della deportazione nel 1943, che oggi è unita alla biblioteca Michelstetter conservata nella biblioteca statale Sontina. Da allora vi si sono aggiunti singoli volumi caratterizzati dal timbro di proprietà di Alberto Michelstetter, da lui donati a terzi nel corso del tempo o dispersi in altro modo. 15 erano contenuti nella biblioteca di Ferruccio Garzegnassi, altri singoli pezzi sono stati reperiti sul antiquario. Quindi in entrambi i casi del ritrovamento delle due biblioteche, il libraio antiquario Simone Volpato a segnalare l'esistenza della biblioteca ritrovata e il Ministero dei Beni Culturali a finanziare l'acquisizione dei volumi da parte della Biblioteca Statale Sontina. Ho già detto che non è il caso di soffermarsi sui particolari dei due ritrovamenti, soprattutto sui contenuti delle due biblioteche che sono stati descritti nelle pubblicazioni curate da Marco Menato, lo stesso Volpato e Sergio Campanella. Basti ricordare che alcuni dei libri di proprietà di Carlo contengono firme di proprietà, sottolineature, postiglio di Zelle, ma oltre a ciò, il loro complesso costituiscono un elemento di notevole importanza per indagare i suoi interessi e le sue preferenze di lettura, anche se la biblioteca personale del filosofo risulta tutt'oggi, nonostante i due fortunati recuperi, sicuramente incompleta. Anche la conoscenza dei libri posseduti da Alberto e pubblicati entro il 1910 contribuisce a far conoscere l'atmosfera culturale di casa Michelstetter e l'ambiente familiare in cui si è formato il giovane Carlo. La biblioteca Michelstetter vanno idealmente ricondotti anche una dozzina di testi, 13 per la precisione, tra libri e opuscoli, appartenenti a Paola Michelstetter, pervenuti alla Biblioteca Statale Sontina insieme ai materiali del fondo, ma non riguardanti Carlo, e quindi collocati in altre sezioni della biblioteca. Si tratta di testi di Capitini, Chiavacci, Cerruti e Hasselquist, 9 dei quali con dedica a Paola o con sua firma di proprietà, che nel registro d'ingresso appaiono presi in carico come dono dell'ingegner Carlo Winterer. Editi tra il 1934 e il 1969, non fanno parte dell'ambito culturale di Carlo né della bibliografia degli studi su di lui, ma di quello degli studiosi che di lui si sono occupati, che quasi tutti quelli citati erano stati in contatto con Paola. In uno solo di questi c'è un riferimento esplicito molto breve a Carlo Michelstetter. Tuttavia, tutti questi fanno parte della biblioteca Michelstetter intesa in senso ampio e possono essere accostati ai libri appartenuti alla famiglia. Naturalmente appartenevano a Paola anche 35 titoli riguardanti direttamente Carlo Michelstetter, collocati direttamente nel fondo vivo.
una piccola biblioteca Mittelstädter-Winterland, che non può aggiungere nulla a differenza dei due precedenti sull'atmosfera culturale che circondava Carlo, ma che può riportare l'attenzione sulla figura di Paolo. Della sua biblioteca personale, ricostruita dopo l'ultima guerra, invece non sappiamo niente, se non che esisteva. Gli altri suoi libri non facevano parte dell'ascito testamentario, sono rimasti di proprietà del figlio e poi della famiglia. Ecco, questo discorso sui documenti mittelstädteriani, autografi, edizioni delle opere, biografie, monografie critiche, cataloghi, documentazione che in qualunque modo si riferisca alla sua produzione e agli studi su di lui, osservati presso la Biblioteca Statale Isontina, come si è visto non solo all'interno del fondo Carlo Mittelstädter, raccolte dalla biblioteca in senso più ampio, può facilitare l'approccio di studiosi, ricercatori e studenti ai diversi materiali disponibili, che nel loro insieme compongono una raccolta sul filosofo goriziano di estremo interesse, che forse ci si è abituati a dare troppo per scontato. Costituirla, ordinarla, integrarla, conservarla e valorizzarla ha comportato e comporta un grande impegno. Farla conoscere meglio aiuta a incrementarne l'utilizzo e quindi il valore. Grazie. Grazie, grazie dottoressa Gallarotti, la sua testimonianza è davvero preziosa e importante. Ricordiamo che la dottoressa ha curato diversi volumi dedicati a Carlo Mittelstädter, anche in collaborazione col dottor Marco Menato, che è stato direttore della biblioteca fino a poco tempo fa. E oggi naturalmente porre l'accento su quello che è questo patrimonio culturale straordinario è fondamentale per garantire alle nuove generazioni soprattutto di poter attingere alle fonti dirette in maniera snella grazie ai nuovi sistemi informatici che lo consentono. Ma soprattutto ci rimanda anche la possibilità di indagare direttamente attraverso magari le pagine di qualche manoscritto per poter osservare direttamente anche delle cose che magari altrimenti non sarebbero così facilmente apprezzabili. Bene. Stiamo per introdurre l'ultimo intervento di questa sera, prima della tavola rotonda finale, della conversazione su quello che è la visione della scienza in campo di testa, che sarà un po' una chiacchierata di raccordo, come dire, l'apertura verso possibilità di estensione di quella che è la sua testimonianza soprattutto. Andiamo a dare la parola a Egid Steitner, che è uno scrittore originario di Klagenfurt, che ora vive anche a Vienna, ha una formazione filosofica e psicologica. Ha scritto anche per numerosi giornali come Die Zeit, Die Presse, anche satire, ha vinto innumerevoli premi, ricordiamo uno dei premi che ha vinto in Italia, ma ne ha vinti tantissimi per esempio in Austria, il premio Prosa Bressanone per l'opera La ragazza del lago. Ci presenta Mein Carlo Mittelstädter, il mio Carlo Mittelstädter. È una rivisitazione intervallata da una visione molto personale di quello che delle impulsioni, diciamo così, che la figura del goriziano hanno fatto un po' nella sua vita e in qualche modo un'attualizzazione legata anche al senso che le suggestioni lanciate dal suo pensiero hanno
così proiettato su quella che è la sua dimensione biografica di scrittore e anche sull'io lirico che ovviamente dietro a questo è sempre presente. Bene, diamo la parola all'intervento appunto di Stetter. Mein Mittelstädter. 15 Jahre ist es jetzt her, dass ich begonnen habe, ein Tagebuch zu führen. Persönliche Notizen zum Zeitgeschehen ebenso wie solche zu meiner Arbeit und auch zu meinem Privatleben. Im Fall eines Schriftstellers ist das eine vom anderen ja nicht wirklich zu trennen. Die erste Eintragung datiert vom 1. Jänner 2007, die letzte von gestern. Das ist eine sehr lange Zeitspanne und dementsprechend viel Material hat sich angesammelt. Ich könnte also dank dieser Aufzeichnungen über die Entstehung der Romane, die ich in diesen letzten eineinhalb Jahrzehnten geschrieben habe, ziemlich detailliert Auskunft geben. Das Geisterschiff, das Freudenhaus, zuletzt heuer Leopold der Letzte über Leopold von Sacher-Masoch. Ursprünglich auf gar keinen Fall zur Veröffentlichung, jedenfalls zu meinen Lebzeiten bestimmt, habe ich die beiden ersten aufgezeichneten Jahre, 2007 und 2008, später schließlich doch zu einem Tagebuchroman, Mein Leben als Hofnarr, verarbeitet, der vor zwei Jahren, 2019, erschienen ist. Es war in meiner Heimat politisch die Zeit vor und vor allem nach dem Unfalltod des umstrittenen Landeshauptmanns Jörg Haider und die Zeit der Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land und sogar in der eigenen Stadt. Für mich selbst die sich lange hinziehende Phase des Bruchs mit meinem alten Verlag und dem Wechsel zum neuen, dem Wiener Picus Verlag, der sich im Lauf der folgenden eineinhalb Jahrzehnte zu einem der führenden österreichischen Literaturverlage entwickeln sollte und in dem als meine erste Publikation 2008 Der Mensch kann nicht fliegen, der letzte Tag des Carlo Mittelstädter erschienen ist. Lustigerweise beginnt dieser Roman mit einer direkten Anrede. Mein lieber Herr Verleger, Sie werden sich vielleicht wundern, dass ich Ihnen heute schreibe. Die 3- bis 4-jährige Arbeit am Roman war freilich Anfang 2007 im Wesentlichen abgeschlossen, weshalb also die Stadien der Entstehung nicht detailliert dokumentiert sind, es sei denn im Manuskript des Romans selbst, der in seinem Rahmen ein wenig mit der Werkstattatmosphäre spielt. Nur die nach der Veröffentlichung einsetzende Wirkungsgeschichte, ergänzt durch Rezensionen und verstreut erschienenen Interviews, derer ich mich jetzt glücklicherweise bedienen kann. Am 17. Oktober 1910, dem Geburtstag seiner Mutter, schießt sich Carlo Mittelstädter mit 23 Jahren in Görz ein Loch in den Kopf und ist sofort tot. Egid Stettner schickt fast ein Jahrhundert danach einen ambitionierten Schriftsteller auf die Spur der rätselhaften Tat und ihrer Vorgeschichte und verwebt so die historische Gestalt mit der Gegenwart. Er stößt auf Briefe des schwärmerischen, talentierten jungen Mannes, in denen dieser seinem besten Freund Wladimiro sein Leid klagt, vollzieht dessen Reisen von Wien über Görz bis Florenz nach und findet so immer tiefer in die Psyche des Zeichners und Philosophen. Es ist das Psychogramm eines Gefangenen seiner selbst. Je mehr sich der Schriftsteller aus dem Jetzt in die Philosophie von damals hineinlebt, desto mehr vermischen sich die Erzählungen und am Ende scheint es, als habe Carlo Mittelstädter keine andere Wahl gehabt, als sich umzubringen. Der Die Psyche des Selbstmörders betitelte Artikel der Pforzheimer Zeitung, erschienen am 12. August 2008, noch vor dem Erscheinen des Romans, ist freilich weniger eine Rezension als eine Inhaltsangabe,
wohl dem Umstand geschuldet, dass Carlo Mittelstädter und ich in Deutschland gleichermaßen fast unbekannt sind. Ich will mich hier in der Folge im Wesentlichen auf zwei Interviews beschränken, aus denen man am meisten aus der Anamnese destillieren kann. Eines mit Marianne Fischer, der Kulturchefin der kleinen Zeitung, eines mit dem Standardredakteur Martin Butschögel, das ich ihm, wie ich mich erinnere, im September 2008 nach der Präsentation im italienischen Kulturinstitut im dritten Wiener Bezirk im Café Landmann gegeben habe. Marianne Fischer wollte wissen, wie ich auf Carlo Mittelstädter gestoßen bin. Nun, meine Mutter hatte vor Jahren eine Fremdenverkehrskassette aus Görz von einem Heimatabend des Wirtschaftsseniorenclubs mit heimgebracht. Da ist in einem Halbsatz ein Dichter erwähnt worden, der früh verstorben ist. Und dann ging es weiter mit Volkstanz und Wein und bekömmlichem Klima. Dieser Halbsatz hat in die folkloristische Geschichte nicht hineingepasst. Ein paar Jahre später ist mir der Name wieder untergekommen und da habe ich zu schnüffeln angefangen. Nun hat es diesen Carlo Mittelstädter tatsächlich gegeben und auch sein Selbstmord ist historisch belegt. Aber sonst weiß man von dem jungen Existenzialisten relativ wenig, weshalb ich mir die dichterische Freiheit herausgenommen habe, das Leben des so früh Lebensmüden mit meinen Mitteln nachzuzeichnen. Der Briefwechsel mit Wladimiro, der das Gerüst des Romans darstellt, ist realita verschollen. Gott sei Dank aus meiner Sicht. Nur so konnte ich die Briefe nacherfinden und neu schreiben. Schließlich kann ich über eine historische Figur nur schreiben, wenn ich mich in ihr spiegele. Mittelstädter war eine Art alter Ego mit einem Lebensentwurf, den ich mir zum Glück erspart habe, der aber durchaus auch meiner hätte werden können. Das Thema der Provinz war ein Aspekt. Mittelstädter sehnte sich nach der Welt und saß in Görz. Ich saß und sitze in Klagenfurt. Schon insofern empfinde ich es als witzig, dass die beiden Städte eine stete Partnerschaft eingegangen sind. Ich würde nie einen historischen Roman schreiben, auch wenn er in der Vergangenheit spielt. Immer müsste sich in der Vergangenheit auch meine Gegenwart spiegeln, sagt Mittelstädter. Das heißt, lasse ich Mittelstädter in meinem Roman sagen. Man weiß zum Beispiel, dass sich Mittelstädter einmal mit dem gänzlich unbekannten vorsokratischen Philosophen Gorgias aus Leontinoi, heute Lentini, beschäftigt hat. Das habe ich in jungen Jahren, ohne irgendetwas von Mittelstädter zu wissen, ebenfalls getan. Daraus ist der Roman König des Nichts im Jahr 2001 entstanden. Ein Detail, ein Mosaiksteinchen ist zum anderen gekommen. Nach und nach hat bei der Beschäftigung mit meinem Helden immer mehr zusammengepasst und er ist mir immer interessanter geworden. Erzählerische Strenge war zum Glück erforderlich, weil Mittelstädters Leben eben nicht von mir entworfen, sondern vorgegeben war. Manches ist verbürgt, manches natürlich fiktional, zum Beispiel die Zusammentreffen mit Sigmund Freud in Wien und dem Maler Franz Wiegele in der Südbahn, ein kleiner Tribut an mein Herkunftsland. Mit Wiegele lasse ich Mittelstädter am Ende auch sterben. Ich lasse Mittelstädter, wenn ich mich recht erinnere, am Ende viele Tode sterben. Die Neue Freie Presse kennt Carlo aus der kurzen Zeit seines Studiums in Wien, bevor ihn die dominante Mutter wieder nach Hause holt. An einer Stelle sagt er, sein großer Traum sei es, einmal in der Presse publiziert zu werden. Einen Brief habe er schon aufgesetzt, er müsse nur noch die Kraft finden, eine Marke draufzukleben und ihn an die Redaktion zu schicken. Vielleicht nach 1000 Ablehnungen und Absagen die Annahme der Durchbruch. Vielleicht hing es sein ganzes Leben davon ab. Eine andere Spiegelung sind die Anfänge zweier Jahrhunderte, das frühe 20. Mittelstädters und unser frühes 21.
Als Schriftsteller arbeitet man exemplarisch und plastisch. Man verlegt ein Thema, einen Stoff in der Zeit oder im Raum, um vom vordergründig Aktuellen wegzukommen. Man soll den Roman ja auch in 20 Jahren noch lesen und die Problematik nachvollziehen können, die er behandelt. Nebenbei habe ich natürlich ein bisschen Liebe zu den Schauplätzen und der Zeit, die mir beim Schreiben zugute gekommen ist. Da und dort war und ist eine Situation der völligen Ungewissheit zu orten, allgegenwärtiger, ruchloser Optimismus und ein Odeur von Zusammenbruch und Untergang. Da ist der große Fortschritt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Mittelstädter hatte zum Beispiel schon elektrisches Licht im Zimmer. Ebenso die digitale Revolution des frühen 21. Jahrhunderts, das Netz, die virtuelle Wirklichkeit, Kommunikationssysteme, soziale Medien etc. Aber gleichzeitig lebt Carlo am Vorabend des Ersten Weltkriegs, der nicht nur den Zusammenbruch jahrhundertealter Herrschaftssysteme zur Folge haben, sondern die Weltkarte neu zeichnen und das gesamte 20. Jahrhundert bestimmen und überschatten wird. Die Barbarei wartet schon in der Garderobe der Weltgeschichte, gerade in Friaul und Collio, gerade in Görz, Gorizia und Nova Gorica, wo Michelstädter begraben liegt. Uns 21ern geht es ähnlich. Der globalisierte Haifischkapitalismus ist dabei, alles zu verschlucken, alles zu entwerten. Genauso hätte der junge Michelstädter am Isonzo sitzen und sich fragen können, wie geht das weiter? Martin Butschögel sprach mich auf eine Stelle im Roman an, in der ein Freund Carlo vorhält, dass die Satiriker nichts bewegen können auf der Welt. Schwer aus seinem Lebenslauf hochzurechnen, aber Michelstädter hatte durchaus eine satirische Ader, gerade in seinen genialen Zeichnungen und Karikaturen, wie ich über mich selbst auch in äußerst verwunderlichen Zusammenhängen immer wieder lese, ich sei Satiriker. Die gesellschaftliche Gestaltungsmacht des Künstlers war und ist außerhalb der engen Grenzen eines Kunstwerks sehr gering. Vor allem der heitere Künstler ist durch seine Komik und meistens noch dazu feine Ironie bereits eo ipso widerlegt und a priori entsorgt. Nach der Manie die Depression, nach der musierenden Allmachtsfantasie die lakonisch quittierte Bruchlandung. Außer eventuell Applaus bewirkt man nichts. Durch keinen Satiriker oder Karikaturisten ist jemals irgendetwas auf der Welt anders oder gar besser geworden. Ganz im Gegenteil fühlen sich die Karikierten geehrt, wenn sie sich in einer Figur erkennen, selbst wenn sie negativ dargestellt und verspottet wurden. Ich werde karikiert, also bin ich. Die Karikatur stabilisiert den Karikierten, also den Mächtigen. Das war immer schon so. Der Hofnarr hatte die Narrenfreiheit und durfte sich über seinen Herrn, in Maßen zumindest, sogar vor dessen Angesicht lustig machen. Das hatte eine befreiende, abführende, homöopathische Wirkung. Das war sogar in absolutistischen Regimen so. Das ist ja eine ganz komische Geschichte. Heute, im zeitlichen Abstand von 13 Jahren, erscheint es mir wie eine Ironie des Schicksals, dass ich den Tagebuchroman, in dessen Zeitraum die Erscheinung meines Michelstädter-Romans und auch dieses Interviews fällt, mein Leben als Hofnarr genannt habe. An dem Septembertag 2008, an dem ich das Interview im Café Landmann gegeben habe, lebte beispielsweise der damalige Herrscher meiner Provinz, Jörg Haider, noch quietschfidel wahlkämpfend. Am Dezembertag, als es erschien, war er tot. Der von Martin Butschögel zitierte Satz entstand, als ein Student nach einer Lesung im Literaturhaus Graz auf mich zukam und mich folgendermaßen ansprach. Ich würde Sie gerne etwas fragen. Es ist nämlich so, ich bin ein Linker, das heißt, ich habe keinen Humor. Ich war völlig verblüfft.
Das hat der junge Mann von sich aus, ohne dass ich ihn gefragt hätte, genau so gesagt. So hat er sich mir vorgestellt. Ich könnte einen solchen Satz niemals sagen. Weder ich bin ein Linker, noch ich bin ein Rechter, weder ich habe Humor, noch ich habe keinen Humor. Das ist mir alles unsagbar. Der junge Mann aber war offensichtlich stolz auf seine Humorlosigkeit. Ich habe Humor, sagte er, so selbstbewusst, wie ein anderer vielleicht sagt, ich habe keinen Tumor. Der eine versichert seinem Gegenüber seine Gesundheit, der andere seine Handlungsfähigkeit. Mir ist die Szene 3 Tage lang im Kopf herumgegangen. Der Satz hat so lange in mir gearbeitet, bis ich mir schließlich eingestanden habe, eigentlich hat der Student recht. Er argumentiert nicht kunsttheoretisch, sondern politisch. Er kritisierte mich implizit dafür, dass meine Arbeit nichts verändere und gar nichts verändern wolle. Ich stelle Applaus über Aktion. Ich perpetuiere die Verhältnisse, nicht die Michelstädters und seiner Zeit, sondern meine eigenen, meiner, unserer Zeit. Aber solche kleinen Szenen, die mir passieren, fließen umgestaltet in die spätere literarische Arbeit ein. Im Michelstädter-Roman sind alle möglichen Alltagserfahrungen, Detailbeobachtungen, Lektüre-Eindrücke aus einer Zeitspanne von 4 bis 5 Jahren des frühen 21. Jahrhunderts eingewoben. Beispielsweise sagt Carlo an einer Stelle im letzten Drittel des Romans, heiraten? Theoretisch schon. Aber wenn, dann so, dass ich meinen Namen behalte und sie ihren, ich behalte meine Wohnung und sie ihre und die Wohnungen müssen mindestens 300 Kilometer voneinander entfernt sein und man dürfte sich nur mit Voranmeldung gegenseitig besuchen. Ich werde auch weiterhin bei meiner Mutter wohnen und so weiter. Behauptung und Widerlegung in einem als Lebensprinzip, als Ausdruck der verqueren Künstlerexistenz, ihrer Weltfremdheit und Unfähigkeit zu einem normalen Leben. Selbstverständlich nenne ich den Namen nicht, aber die Geschichte, die ich Michelstädter angedichtet habe, ist selbstverständlich die der Elfriede Jelinek, die aber im Übrigen im Roman als Person überhaupt keine Rolle spielt. Das heißt, im Roman spiegelt sich nicht nur der Autor, sondern viele, viele Personen bzw. Details von Personen. Aber es geht mir beim Schreiben weder um die eine noch um den anderen. Es geht nicht um die Authentizität der historischen, sondern um die Plastizität der Kunstfigur. Ob es aus der Einsicht heraus, real nichts bewegen zu können, den Wunsch des Autors, in seiner Geschichte selbst mit Veränderungen zu spielen, etwa beim imposanten Finale des Buchs, bei dem er, ich, Carlo verschiedene Szenarien und Varianten vor Augen halte, wie sein Leben hätte weitergehen können, fragte Buchel. Er war, wie er sagte, an zeitgenössisches Kino erinnert. Das Spannende in Kunst und Literatur ist tatsächlich, dass man im Schöpfungsprozess seltsame Dinge geschehen lassen kann, die in der Wirklichkeit schon rein technisch unmöglich sind. Vielleicht war der Kunstgriff, mich um 100 Jahre zurückzubewegen, schon deshalb erforderlich, um meinen Protagonisten am Ende des tragischen Psychodramas fiktiv und im Schnelllauf zeigen zu können, was er durch seinen Selbstkopfschuss alles versäumt hat. Er kann das ja nicht wissen. Ich weiß es, wenn auch nur für ihn, nicht für mich. Ich bin kein Hellseher, sondern ein Dunkelseher, wenn auch, wie ich mir einbilde, ein hellsichtiger Dunkelseher. Hier betritt der Roman sozusagen eine neue Ebene, eine völlig neue Dimension. Er hebt ab, er beginnt zu fliegen. Mit mir selbst kann ich das Experiment nicht machen. Ich kann mir nicht sagen, was bis 2108 passieren wird. Aber für Carlo ist die Situation dieselbe gewesen wie für uns jetzt. Nur ist die historische Wende, die bei ihm 5 Jahre nach seinem Tod passieren wird, in unserem Fall schon 1989, 1990 geschehen. Wir stecken heute in einer Zeit des Turbokapitalismus einerseits,
einer wahnwitzigen Völkerwanderung andererseits. Damals Probleme und Konflikte der Donaumonarchie, heute europäische Probleme, interkontinentale Konflikte, aber im Grund nicht unähnlich. Etwa ein Jahr nach dem Erscheinen des Romans, gleichzeitig ein Jahr vor dem 100. Todestag Michelstädters, am 19. August 2009, schrieb mir der damalige Direktor des österreichischen Kulturforums Mailand, Magister Georg Schnetzer: Michelstädters Todestag wäre natürlich eine wunderbare Gelegenheit, Ihren Roman »Der Mensch kann nicht fliegen« in Italien zu präsentieren. Voraussetzung wäre wohl, dass eine Übersetzung ins Italienische vorliegt. Ich wollte Sie nun fragen, ob es diesbezüglich Absichten bestehen und ob Ihr Verlag bereits Initiativen bei italienischen Verlagen gesetzt hat. Anderenfalls könnten wir versuchen, in Zusammenhang mit der Österreich-Bibliothek in Udine beziehungsweise mit den Veranstaltern der Michelstädter Jubiläumsveranstaltungen nächstes Jahr Verlage anzusprechen, wenn dies in ihrem Sinne ist. Mein Antwortbrief ist in der Korrespondenzmappe leider nicht enthalten, beziehungsweise ich habe nicht gefunden, aber selbstverständlich wäre es in meinem Sinne gewesen und ist es nach wie vor. Nur überschätzt man gerne den Einfluss und die Möglichkeiten des Autors bei der Wirkungsgeschichte seines Werks, was mit seinem Engagement gar nichts zu tun hat. Zu viel könnte freilich aufdringlich und kontraproduktiv sein. Für den Verlag müsste der Verleger sprechen, prinzipiell aber wird auch sein Pouvoir begrenzt sein. Oft geht es um finanzielle, oft um rechtliche Dinge. So ist, um ein anderes Beispiel zu nennen, die Ausstattung des Buches, also etwa der Umschlag, wie es im Vertrag steht, Verlagssache. Der Autor wird gehört, entscheidet aber nicht. So muss ich die Frage, warum am Umschlag kein Michelstädter, sondern ein Schiele zu sehen ist, kommentarlos weiter ans Rektorat leiten. Warum es also mit Ausnahme des ersten Kapitels, die in der Zeitschrift des Italienischen Kulturinstituts 2008 in Wien erschienen ist, welche den Roman auch präsentiert hat, mit einer Übersetzung ins Italienische bisher nicht geklappt hat, darüber kann ich nur spekulieren. An mir lag und liegt es jedenfalls nicht. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Leserzuschriften zum Roman gab es erfreulicherweise viele. Ich greife stellvertretend eine von einer Leserin aus Berlin heraus, die ich 5 Jahre nach dem Erscheinen im Oktober 2013 erhalten habe, weil sie vielleicht auch für diesen Kongress von Interesse sein könnte. Lieber Egid Stettner, schrieb mir die Dame, verzeihen Sie den nächtlichen Überfall, aber ich muss Ihnen jetzt ein paar Zeilen schreiben. Ich bin Journalistin, habe gerade Ihren Roman Das Geisterschiff ausgelesen und rezensiert und nun zum nicht fliegenden Menschen gegriffen. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich nochmal auf Carlo Michelstädter stoßen würde. Deswegen also die Zeilen, auch wenn Sie selbst sicher schon wieder ganz weit weg von Michelstädter und bei anderen Personen und Protagonisten sind. Ich war Mitte der 1980er Jahre in Italien, habe in Perugia studiert. Dort lehrte ein melancholischer Dozent Literatur und er hatte eine Arbeit über Michelstädter geschrieben. Immer wieder las er aus den Gedichten vor und ich schmolz dahin. Natürlich nur wegen Carlo Michelstädter, nicht wegen des Dozenten. Na, so oder so ähnlich. Jedenfalls trieb mich die Liebe zur Literatur so weit an, dass ich alles von und über Michelstädter las. Den dicken Briefwechsel, die Gedichte, nur an der Persuasione e Rhetorica biss ich mir die Zähne aus. Ich glaube aber bis heute, das würde ich auf Deutsch auch nicht verstehen. Die Gedichte gefielen mir aber so gut, dass ich anfing, sie ins Deutsche zu übersetzen. Mit dem großen Vorhaben, das Ganze einem Verlag anzubieten. Wie Sie ja wissen, sind die Gedichte bis heute nicht auf Deutsch erschienen. Meine Übersetzungsversuche mündeten in ziemlichen Kitsch. Ich war aber weiterhin ganz versessen auf das Thema, reiste auch nach Florenz,
machte Fotos von mir in Mittelstädter Posen. Meine Güte, wenn ich daran zurückdenke. Wieder an der Universität in München habe ich dann eine Arbeit geschrieben in Komparatistik. Ein Vergleich des Lebens und Wirkens von Trakl und Mittelstädter. Es gibt tatsächlich einige Parallelen, würde ich bis heute sagen. Diese todessehnsüchtige Lyrik, die nicht geklärte Beziehung zur Schwester, der Suizid, bei Trakl nur vermutet, wobei natürlich bei Trakl die Verheerung durch den Ersten Weltkrieg zur endgültigen Erschütterung führte, eine Erfahrung, die Mittelstädter nicht mehr machen musste. Der Dozent jedenfalls, nun ein Münchner, nicht der melancholische Italiener, war sehr angetan von der Arbeit, was aber, denke ich, vor allem daran lag, dass er von Mittelstädter noch nie etwas gehört hatte. So, das war es auch schon. Mehr gibt es nicht zu erzählen, aber Sie sind wahrscheinlich der einzige Mensch, dem ich das erzählen kann. Wer kennt schon Mittelstädter? Es war mir, sehr geehrte Damen und Herren, ein Bedürfnis, Ihnen das weiter zu erzählen, was man nur mir erzählen konnte. Die vielleicht schönste Reaktion auf meinen Roman habe ich aber von einem anderen Dichter, dem Grazer Günter Eichberger, bekommen, mit dem ich seit langem befreundet bin. Ausgehend von dem Zitat, oft frage ich mich, was wohl aus mir geworden wäre, hätte ich mich als junger Mann rechtzeitig umgebracht, widmete er mir und gewissermaßen wohl auch Carlo Mittelstädter das Gedicht Die Kugel. Die Kugel, die wir uns nicht geben, verfolgt uns fast ein Leben lang. Wenn sie dann ihr Ziel trifft, werden wir den Einschlag nicht spüren, wie uns der Schlag unseres Herzens erst wirklich trifft, wenn er aussetzt. Danke für die Aufmerksamkeit. Ringraziamo Edith Stetter per l'intervento conclusivo di questa sessione e ringraziamo nell'ordine anche Hans Kitzmüller, Pierfranco Bruni, Antonella Gallarotti che sono intervenuti in questo panel. Bene. Da vicepresidente dell'Istituto non posso che congratularmi e ringraziare tutti gli intervenuti, anche in questa sessione. E introduco quindi questa tavola rotonda che abbiamo messo a conclusione di questo 56esimo convegno, 56esimo incontro culturale mitteleuropeo, invitando qui gli amici il professor Giulio Maria Chiodi e Hans Kitzmüller a venire pure qui vicino a noi. Saremo in quattro in presenza, avendo due collegamenti a distanza, si sono già collegati con Alessandro Arbo, che forse è collegato con noi. Salve. Ci senti? Vi sento e no. Spero che mi sentite. Aspetta che non ti sentiamo. Non mi sentite? No, allora, proviamo. Allora. Scusa. Mi sentite? Intanto che sistemiamo l'audio. Ricordiamo che Alessandro Arbo insegna all'Università di Strasburgo estetica e filosofia della musica. Allora, io provo a parlare. Mi sentite? Ciao Sandro, scusa, volevo solo introdurre un attimo l'argomento perché dovremmo avere un collegamento a fatica magari, anche Andrea Locchi. Se c'è, perché è in viaggio in treno, imprevisto, e quindi
si collega come può. È collegato però non si vede. Ok. Andrea, ci senti? Probabilmente sì. Mi ha previsato che avrebbe avuto qualche problema, ma insomma, spiego subito l'oggetto di questa conversazione amichevole. Allora, la responsabile di questo in diretta è Elena Guerra, che è qui vicino a me, perché nel corso di quel convegno che abbiamo fatto 2 mesi fa su Carlo Michelstetter, ebbe a tenere una relazione che, devo dire, ha suscitato grande interesse anche a me, che insomma, in qualche maniera sono un manovale della cosa, io sono ingegnere per tutta la vita, quindi ma ho colto, diciamo, delle cose che sono state dette, delle cose molto interessanti, in particolare quando metteva in relazione i frattali con gli studi che si fanno da decenni da questo punto di vista, per intuire proprio dai frattali la soluzione possibile ai problemi complessi, come tra l'altro venivano richiamati un momento fa. Ci stava dicendo Elena che ci sono società a livello internazionale che stanno investendo risorse significative perché lì dentro, nei frattali, c'è qualche spiegazione di soluzioni matematiche possibili con tutto quello che connette, quindi con elementi tecnologici molto avanzati, a soluzione di problemi complessi. E quando mi ha inviato la sua relazione, che gli ho chiesto, è successo proprio che me l'ha mandata il giorno che Giorgio Faresi è stato insignito del Nobel per la fisica, per aver fatto a 50 anni studi proprio di questa natura. Abbiamo messo in piedi queste due cose, abbiamo detto, ma qui abbiamo diversi amici che in qualche maniera si sono occupati, e come, di Michelstetter, che si sono occupati da tempo di filosofia, ma tra noi c'è anche Andrea Vacchi, che si è tutta la vita occupato invece di fisica e come, no? Essendo un fisico nucleare, insegna tuttora, è occupato nel sincrotrone che si sta costruendo in Giordania. E beh, abbiamo detto, abbiamo un Nobel per la fisica, Poliziano, e Carlo Rubbia. Abbiamo un amico che con noi nel ICM che si occupa di questo da una vita. Abbiamo Elena che ci ha stimolato a dire, ma sai mai che c'è un rapporto tra filosofia, matematica, evoluzione tecnologica e la scienza? Abbiamo messo in piedi questo. Saluto Andrea, che adesso vedo. E ci siamo detti, boh, insomma, facciamoci una chiacchierata, non stiamo facendo un convegno, stiamo facendo solo un confronto tra persone che si conoscono, per dire, insomma, l'Istituto per Incontri Culturali Mitropei si è sempre occupato di cultura umanistica, quasi in senso stretto, non è mai uscita da questo contorno. La scienza era pensata solo nel momento in cui si è affrontato un po' l'architettura, l'urbanistica, la musica un po', ma insomma la scienza in senso proprio, la tecnologia, insomma, è sempre stata un po' estranea. Allora si è detto anche con Andrea, vediamo un po' se da questa suggestione può essere un'idea diversa, cioè tutto questo bagaglio di conoscenza possa essere in qualche maniera, non dico innovato, ma insomma che abbia un minimo di rapporto futuro anche con la scienza, con la tecnologia, poi così evoluta come in questo momento. Bene, questa è la mia promessa brutale. Finisco per dire che in questa suggestione ci metto proprio brutalmente del mio, così mi faccio capire fino in fondo. Io sono stato affascinato dalla fotografia con la quale Elena ci ha spiegato tutto, perché ha fatto la fotografia del broccolo romano. Ho detto prima, il broccolo romano, da quel giorno, io lo mangio quasi ogni giorno, visto che è il suo periodo, perché già a guardarlo è pieno di fascino. Lo ricordo per chi non c'era. In realtà io avevo messo in evidenza un po' come le teorie della complessità, che oggi evidenziano un nuovo modo di procedere della conoscenza scientifica e che hanno come presupposto i modelli matematici non euclidei, trovano nel linguaggio delle categorie filosofiche un forte alleato
che consente l'interfaccia fra le discipline. E mi è sembrato di intendere che Carla Mittelstetter sia stato un antesignano di questo modo di procedere, anche al di là del multilinguismo e della capacità di interconnettere i saperi fra di loro, ma proprio nel proporre un nuovo modello di conoscenza e che è vicino, ma non coincide con l'idea di paradigma scientifico, e in questo senso non è completamente riconducibile ad essa. E questo mi sembra essere il portato innovativo del suo pensiero filosofico e culturale. Naturalmente, per arrivare a questo che adesso presento a sintesi, ho fatto un excursus che riprende anche alcuni aspetti partendo appunto dal concetto di frattali, da come queste realtà che sembrano anche, diciamo così, capaci di tenere insieme la possibilità di moltiplicarsi simili a se stesse in maniera sempre diversa, consenta di contenere in qualche modo una cifra delle soluzioni dell'esistenza. Poi il caso ha voluto che pochi giorni dopo, comunque insomma dopo, il professor Parisi venisse insignito del premio Nobel proprio legato agli studi sulla complessità. Ora, questa suggestione a me sembra molto interessante, soprattutto perché mette insieme un modo di ragionare che è un modo di ragionare non facilmente semplificabile, con la possibilità di interfacciare i saperi fra loro e di farli dialogare. A volte ci sono dei saperi, come nei sistemi complessi, che sono irriducibili gli uni agli altri. Eppure il fatto che questi entrino in sinergia produce qualche cosa di nuovo, produce un valore aggiunto. Ora, non voglio rubare troppo spazio agli altri interlocutori, però io non ho preparato discorsi per questo momento, ma naturalmente ho ascoltato anche le relazioni di oggi e una suggestione vorrei portarla. Cioè, senza entrare troppo nel dettaglio, ma oggi come oggi il sapere è qualcosa di estremamente complesso. I latini dicevano restare verba secundum, cioè questa massima di Catone. Possiedi l'argomento, le parole seguiranno. Possedere l'argomento oggi è qualcosa quasi di impossibile, nel senso che ormai il big data ci ha insegnato che sono le macchine che possiedono una quantità enorme di informazioni e riescono a elaborarle, non più l'essere umano e soprattutto non più l'essere umano da solo. Allora, questa è una frontiera della conoscenza con la quale inevitabilmente dobbiamo fare il conto. Ripensando alla figura di Mittelstetter, poi magari se qualcun altro ha piacere di intervenire, così fare anche delle riflessioni personali. La figura di Mittelstetter, dopo aver tanto letto su di lui quello che aveva scritto, soprattutto il suo pensiero, ha cercato di leggere dentro la persuasione e la retorica, che non è un'opera facile, senza dubbio non è lineare, e che pure si sente l'esigenza di rendere fruibile, almeno io sento l'esigenza di rendere fruibile, quindi di tradurre le metafore complesse in qualcosa di comprensibile, mi sono resa conto che
lui aveva tutta una serie di modi di procedere nella conoscenza che andavano super a punto, perché l'abbiamo già detto, parlava delle lingue e pensava secondo modelli concettuali che derivavano da culture diverse. Lui metteva tutto insieme, ma quello che ne usciva era una sorta di prodotto originale. Nella sua tensione di voler mettere insieme, di venire con l'assoluto, a me sembrava, è sembrato fortemente autentico. Naturalmente non penso che non si rendesse conto che questo sembrava un simbolo, in qualche modo una contraddizione irrisolvibile. Ma quello che mi ha affascinato tantissimo è il fatto che lui stesso è voluto in qualche modo diventare testimonianza, e da lì l'Icat Nunc dell'esistenza, eccetera. Ed era altrettanto affascinato dalle personalità carismatiche. Si diceva, che cosa hanno queste personalità che riescono a trascinare a sé? Questa cosa del condurre a sé mi ha fatto venire in mente una cosa che riguarda la trasmissione del sapere. La trasmissione del sapere non è legata solamente alla parola scritta. Per esempio, pensiamo alla tradizione non scritta di Platone, degli scritti di Platone. Cremer, quando per esempio filosofo della scuola di Tubinga, riporta l'attenzione proprio sull'oralità, perché è attraverso la condivisione del sapere che si riesce, come dire, non solo a trasmettere qualche cosa, ma lasciare un segno. Ecco, io credo che Nietzsche Spetter avesse anche questa consapevolezza del fatto che il sapere deve lasciare un segno e deve in qualche modo essere trasmesso anche attraverso vie inconsuete. Per questo aveva in mente queste grandi figure dei trascinatori. Allora io sono convinta di due cose: che il fatto di proporre la discussione, di essere qui a discutere nell'oralità, ha un senso, ed è un senso importante. Dicevo, il filosofo tedesco della scuola di Tubinga ha visto, proprio nel dialogo dei non scritti di Platone, nella settima lettera, qualcosa che addirittura è più importante di quelli che sono stati gli scritti di Platone. Ma se oggi pensiamo, e lo riporto all'attualità, se oggi pensiamo che il mezzo, il modo con cui vengono trasferite le informazioni, e penso appunto a tutta la digitalizzazione, a quello a cui abbiamo assistito noi qui stasera, a una trascrizione in simultanea di quello che è stato l'intervento in remoto dello scrittore di Klagenfurt. Benissimo, allora questo ci consente di rendere palpitante un'esperienza che non è solo trasmissione di nozioni, ma è qualcosa che ci induce a pensare, magari a cambiare le nostre risposte o le nostre convinzioni rispetto a qualcosa. Ebbene, il modo di trasmettere la conoscenza è fondamentale, e credo che anche Nietzsche Spetter avesse questa, insomma, questa consapevolezza, ecco, oltre poi a questa visione, ripeto, che oggi definirei con un termine che si riserva agli ambienti, diciamo così, culturali e religiosi, in modo sincretico di fare conoscenza. Sandro, penso che ti passiamo subito la parola, sì, perché sei il più distante di tutti.
Io vi ho sentito, però vi ho sentito comunque. Allora, con un po' di riverbero, ma insomma, comunque si coglieva. Ma trovo molto interessante questa idea, questa proposta. Nello stesso tempo, la vedo come una sorta di proposta quasi etica, direi. Cioè, è una sorta di, come dire, di maniera per cogliere un aspetto di Michael Stetter e proiettarlo in una situazione che probabilmente è molto molto diversa da quella che lui stesso conosceva, perché come sapete sicuramente, voglio dire, la scienza non esce molto bene dalla persuasione alla retorica, no? La parte finale, insomma, la scienza è quasi l'usurpatrice del vero sapere, che sarebbe una sorta di saggezza che va al di là di quelli che sono invece i tentativi della scienza di perpetuare a tutti i costi la vita, il piacere e come dire, la vita come tale, insomma. E io adesso voglio dire, è molto, è il rilancio di un sapere diverso, sicuramente quello che è stato proposto con questa lettura, e per questo appunto è molto, molto interessante. Ci vedo soprattutto una sorta di messaggio etico, ecco, per pensare in maniera diversa il sapere. Per quanto riguarda la complessità, adesso è vero che Michael Stetter parlava tutti questi linguaggi, li metteva assieme. Non lo so se lo facesse come una sorta di consapevolezza della complessità della realtà che gli stava attorno. Era forse qualcosa che gli veniva veramente, io ho l'impressione che ho avuto leggendolo, ecco, è quasi una sorta di componente, direi quasi ludica, ecco, dello studente che raccoglieva e parlava tanti linguaggi, quindi non so, il tedesco, il latino, anche il dialetto, effettivamente li metteva uno a fianco all'altro in questa grande sinfonia molto eterogenea che è la persuasione della retorica, che è proprio suggestiva anche per questa capacità di mettere assieme tutte queste lingue diverse e questa anima proprio mitteleuropea. Nello stesso tempo, mi pare che fosse anche un messaggio che insomma mi è parso di cogliere da quello che ha detto Elena, cioè c'era un bisogno di metabolizzare tutto questo e di trasformarlo in un messaggio che invece tutto sommato non è così complesso, perché in fondo la persuasione della retorica ci presenta queste due grandi iperboli, se vogliamo, no? Da una parte l'iperbole del persuaso che, come dire, agisce nel presente sicuramente, ma sapendo che non, come dire, la giustizia è sempre un qualcosa che sta davanti, no? Non si è mai, non ci si dichiara giusti, ma si sente sempre, come dire, che la giustizia è ancora un dovere, no? E dall'altra parte invece l'iperbole di quello che lui chiamava l'uomo gaudente, e cioè quello che insegue il piacere e non, e come dire, anche lì, come dire, non lo raggiungerà mai, ed è l'uomo della retorica. Tutto sommato, adesso voglio dire, è un modo anche per semplificare le cose, perché come sappiamo, insomma, poi nella vita queste due componenti sono difficili da dissociare completamente, no? Cioè, voglio dire, il mondo della retorica sicuramente è un mondo complesso, ma nel quale tutto non è per forza falsità e menzogna, insomma. Cioè, in fondo, come dire, quando si accetta il vivere assieme agli altri, come sappiamo, insomma, è lì che nasce la vera complessità, insomma, no? Anche di là dal bisogno, diciamo, di persuasione e dal bisogno di autenticità. Allora, solo proprio due parole. Io volevo ricordare una cosa che forse, come dire, è stata segnalata da diversi studiosi,
e però come dire, viene spesso trascurata, e cioè questa capacità di, diciamo, di andare contro la retorica, e questa chiaroveggenza di Michael Stetter ha una radice, si sono trovate tantissime radici, però ce n'è una che mi aveva particolarmente colpito quando ebbi, diciamo, la fortuna di fare questa biografia, e quindi di misurarmi un po' più quotidianamente, diciamo, col suo pensiero, e cioè l'insegnamento del padre, il quale viene sempre visto, come dire, come il personaggio edipico, no? E quello che lui poi ha illustrato in un certo modo, poi una figura con la quale Carlo entra in conflitto, l'uomo della retorica, l'uomo però che aveva letto una conferenza al gabinetto di Minerva di Trieste sul tema della menzogna, ed è impressionante come in quella conferenza si trovano dei temi che poi, con tutt'altra intensità e originalità, diciamo, Carlo Michael Stetter avrebbe a sua volta modulato. E allora ho ritrovato qui alcune frasi soltanto che volevo leggervi per curiosità, ma nel parlare della menzogna Alberto diceva: la verità spaventa veramente perché rappresenta il dolore. Quindi questa idea del dolore che parla, che si ritroverà senz'altro nella persuasione. E poi questo bisogno dell'uomo di difendersi con la falsità, diciamo, delle maschere, le più insidiose, quelle che si rendono invisibili, perché in fondo si trovano ovunque e sono le espressioni confezionate per l'uso quotidiano, quelle di cui ci serviamo tutti, quelle che non appartengono a nessuno, diceva Alberto. E questa atmosfera di menzogna che si infiltra in ogni spazio sociale, poi negli ambiti della comunicazione, la pubblicità, la moda, il giornalismo, la diplomazia, la retorica che cambia nome alle cose. Ecco, era solo per ricordare come qualche volta, come dire, la guerra alla retorica nasce già dall'interno della retorica stessa. Cioè è impressionante vedere come non Carlo Michael Stetter, ma Alberto Michael Stetter condannasse la retorica proprio come uno strumento, come dire, che cambia nome alle cose e che ci offusca, come dire, la verità che invece è quella che spesso è legata alla percezione, diciamo, più profonda, che è anche la più dolorosa in qualche modo. Ecco, era solo per ricordare questa cosa qui, che trovo abbastanza impressionante, insomma, perché molto spesso, come dire, ci si raffigura proprio questo Carlo Michael Stetter come una meteora che arriva un po' da radici molto lontane, probabilmente radici ebraiche, ma completamente individuale. Ecco, invece, in qualche modo, forse questo suo messaggio veniva anche proprio da casa, anche dal padre, che era uno dei, senza dubbio, per lui, diciamo, dei personaggi della retorica. Non lo so, ecco, sono andato in una direzione che non era quella iniziale, però questo tra scienza e filosofia, allora sicuramente, voglio dire, molto originale questa idea per la nostra lettura oggi, cioè per come servirci in fondo di Michael Stetter. Credo che se ci si mette nella sua ottica, non saprei, ecco, se questa idea di complessità è realmente quella che oggi possiamo vedere nella scienza, in questa idea dei frattali, che è molto interessante e sicuramente, diciamo, ricca di insegnamento. Grazie Sandro, sentiamo cosa ne dice Andrea, che tra l'altro è in viaggio e lo vediamo in treno, lo mette già da un po'. Se ci senti Andrea, e se riesci
a intervenire, è un piacere. In una stazione, chissà se questo mi regala quei... Mi sentite? Sì, sì. Sì, se questo mi regala quei 5 minuti di calma per potervi dire un po' le mie riflessioni a proposito di questo argomento che è stato sollevato così elegantemente in fondo, per spiegare un tipo di approccio alla complessità che inevitabilmente Michael Stetter, come abbiamo ascoltato oggi, si è trovato ad affrontare e che è stato spiegato attraverso l'allargamento degli strumenti a disposizione che possano permettere un tipo di interpretazione. E questo è stato ricondotto in qualche modo anche al tipo di studio della complessità che viene fatto anche con l'introduzione dei frattali. E allora ho preso, cercando di farmi largo in questa visione, che senz'altro ha qualcosa di concreto, no? Ovviamente certamente non è qualcosa di diretto, no? Osservazioni e Auswertung, estrazione dei risultati. Io penso che qui sia possibile solo un tipo di approccio un po' fenomenologico, per dire quindi cosa probabilmente, anche in modo non completamente cosciente, è successo a lui e come possiamo vedere noi nel presente, come la scienza affronta certe problematiche, anche appunto dando di piglio a strumenti nuovi, quindi allargando gli strumenti sia osservativi che interpretativi. Quindi forse questo è il ponte tra le due situazioni, cercare di interpretare complessità facendosi largo, invece un poeta, un filosofo, uno scrittore all'inizio del secolo scorso che ha attraversato delle fasi molto importanti che determinano la nostra realtà di oggi, ma allora l'interpretarlo, l'inserire, il vivere una realtà con questa etica e con questo rigore morale, però appunto cercare una via d'uscita, una via interpretativa, appigliandosi a una varietà di potenziali intellettuali e osservativi. Io credo che questa visione sia una visione molto moderna, molto contemporanea. Se questa è la lettura, credo che ci sia di che, almeno da un punto di vista fenomenologico. E quindi l'allargare della visuale in modo vasto e vorace permette poi in un secondo tempo di raccogliere una visione completa e altrimenti non possibile della realtà più o meno complessa. E a questo punto vorrei che si dicesse: beh, ti stai celando di un colone di parole. No, penso sinceramente che noi stessi oggi stiamo vivendo una realtà scientifica, senza arrivare ai temi di affrontare la complessità che sono, che hanno portato al Nobel, Giorgio Parisi. In realtà io penso che adesso ve lo propongo, e l'esempio è il cielo di Palermo. Per secoli abbiamo avuto accesso con gli strumenti di visione e di interpretazione che avevamo fino a Galileo, un cielo che vede le stelle visibili, quindi un cielo immobile,
abbiamo avuto un falso in avanti che ci ha permesso il calendario. Abbiamo capito un sistema solare, abbiamo cominciato a capire intorno, ma attraverso strumenti visivi e dunque interpretativi. Andrea, ci sei? Io vi sento, sì. Io vi sento. Noi abbiamo sentito molto male, perché ovviamente tu sei sul treno. Mi spiace. È una stazione, sentivamo anche il rumore degli annunci che ti fanno il treno. Abbiamo sentito molto male di stimato. Come dire, non siamo mai riusciti a fare un convegno. No, guarda. La complessità. Se tu ci stai a sentire. Ma Nicola, ti ringrazio. Io questa piccola nota l'ho anche messa, diciamo, per iscritto, quindi sono disponibile poi a rendervela in modo che possa essere poi resa utile. Comunque sia, mi scuso di questa situazione, ma ho avuto un grave ritardo e quindi sono andato contro i miei stessi piani. Ero convinto di poter essere con voi, ma da una postazione fissa. Mi scuso, mi dispiace. Adesso si sente meglio. In ogni caso, Andrea, vogliamo la tua disponibilità, perché sapevo che tu avevi già preparato un po' il tuo intervento. Quindi lo renderemo disponibile quanto prima e naturalmente restiamo in contatto con le persone che sono qui. Resta pure lì, perché adesso darei la parola, è molto più semplice quando si è in diretta e in presenza a Giulio, al quale abbiamo chiesto da autorevole amico e suggeritore di tante idee e di quasi qualche utopia ogni tanto, di dirci come la vede lui, per chi si è messo in collegamento adesso. Il professor Chioni, filosofo e un referente all'Università di Pavia. Un po' di tutto. Sì, qui si è parlato molto di complessità, si è partiti dal problema della complessità. Lo si sente? Sì, sì. Si sente? Sì, vieni vicino. Partiti dal complemento della complessità, sono trovate tante vie, quella dei frattali, quelle della società, anche delle ricerche, delle società conflittenti, ci sono tante vie, i frattali, oltre i frattali, anche le teorie dei quanti, le contraddizioni, eccetera, le catastrofi. In realtà credo che tutto il problema della uscita dalla complessità è proprio la complessità dell'uscita, non è un gioco di parole. E credo che anche la figura di Bekenstetter abbia vissuto profondamente, con il suo linguaggio, con la sua esperienza, con la sua tipologia, questo tipo di realtà. Qualche autore ha scritto, non si sente? Ha scritto, e non mi ricordo più chi sia, che Bekenstetter di fronte all'assoluto si è talmente fatto prendere dall'assoluto che non è stato più in grado di contenerlo, perché anche la sua sorte è stata segnata da questa partecipazione intensa con la ricerca dell'assolutezza. Certo, non basta l'intelligenza analitica, che prende semplicemente la realtà svoltandola e vedendo i dati di cui si possono comporre le singole cose. Non basta certamente, che è tautologico, l'intelligenza sintetica, che non fa che mettere insieme altrimenti i dati. La tautologia in fondo è nascosta nella complessità. Il discorso è tautologico perché chi vuole l'osservatore per la soluzione si trova coinvolto nella stessa complessità che vorrebbe risolvere. E forse è la dimensione più ermeneutica che lo ha preso intensamente. Non è caso che il riconoscimento delle tematiche retoriche sono legate a un'intelligenza fondamentalmente ermeneutica, cioè un'intelligenza che non si limita al gioco dell'analisi e della sintesi, ma va al di là
prima e poi. E qui è la forte tensione che credo che abbia molto occupato la sua vita, la sua esistenza, con molto tormento. Ora, il problema è come agganciare, si può dire, la verità. Qualcuno ha detto, forse proprio lei prima, che è la verità, qualcosa che chi richiama. C'è la forza della conoscenza, del sapere richiama. In fondo, nella storia della filosofia è nata proprio così con Parmenide l'idea della verità. Non era la ricerca della verità, era la verità che si è imposta, la verità che si ha richiamato. Però quando noi diciamo verità, dobbiamo renderci conto che nella nostra civiltà, perlomeno, vuole dire cose diverse. E io credo che sia importante sottolineare questo, perché Winkelstetter direttamente o indirettamente credo che abbia vissuto queste diversità del concetto di verità. Filosofi cercano di misurarsi con la verità e scappano anche dalla verità. Il termine veritas latino deriva da una radice indoeuropea, ver, che indica steccato, indica, cioè, un limite, una barriera. E cosa intende il latino tradizionalmente per verità? Ciò che cade al di qua dello steccato, cioè ciò che è sotto la possibilità di controllo, ciò che si presenta quindi conoscibile, dominabile, fuori dallo steccato, ignoto, alterità, forse mondo divino. Quindi la verità ha una relazione empirica. È stato ricordato giustizia, lo stesso giustizia, il latino è ius postum, non ha niente di particolarmente astratto come termine, è la realizzazione di una situazione ritenuta in equilibrio, giusto. Quindi l'idea di verità è quella che prevalentemente la scienza cerca di proporre come tale, cioè ciò che è verificabile, ciò che è provato, ciò che quindi non può essere contraddetto, cade sotto il potenziale dell'osservazione. Però verità nella nostra cultura ha un'altra radice, che è quella greca. Il greco, se pensiamo alla verità, è tutto un concetto diverso da quello della veritas latina. La parola greca, aletheia, c'è quell'alfa privativo davanti che rende molto complessa l'interpretazione del concetto, cioè il superamento di un limite, quasi il contrario di quello latino, no? Ma al di là dello steccato. Significa rimuovere ciò che è stato dimenticato, ciò che è in oblio, perché non avendo l'idea di creazione, la cultura greca immaginava che tutto fosse eterno e quindi tutto è già accaduto. E quindi la conoscenza e la verità era nel potersi impossessare di questo tutto che è impossibile nella dimensione umana. Quindi, perché si dimenticano le realtà. Però è il concetto filosofico che prevalentemente ha preso la nostra cultura. Cioè qualcosa che va svelato, qualcosa che va scoperto, qualcosa che non si sa e ora so. Quindi è quasi l'idea del superamento del concetto dominante. Però nella nostra civiltà io aggiungerei altre due modalità completamente diverse di intendere la verità. Qui mi collega magari l'amico Kitzmüller, faccio un riferimento alle antiche civiltà germaniche, cioè come simbolo un po' delle popolazioni che non conoscevano la scrittura, non usavano la scrittura, avevano anch'esse una certa nozione di verità, certamente, però era assimilata un po' all'idea del vento. Saival era un'antica, da cui deriva Sele, anima, cioè qualcosa che viene e va, può esserci poi non c'è più, porta e scompare, porta via. In questo senso la realtà è terribilmente contingente, la verità contingente, provvisoria, è quella, ma potrebbe essere anche il suo contrario, e quindi circostanziale, e quindi legata semplicemente alla situazione, non ha niente di assoluto e può benissimo variare. In questo momento qui si presenta così, là o poi si può presentare in un'altra maniera. E anche questo va tenuto presente. Certo, se uno la porta agli estremi arriva al totale scetticismo, a quel tipo di relativismo che porta anche, se vogliamo, anche all'nichilismo.
per determinate prospettive. Ma poi c'è una quarta concezione di verità, e questa credo che il Michelstetter possa avere una certa presenza nella tradizione ebraica. La parola emet, per esempio, nella cultura ebraica tenderebbe a dare verità, ma è caratterizzata da un fatto che è espressione di una parola che viene prima della cosa. Noi, le nostre culture classiche, siamo abituati a immaginare la parola come qualcosa che si applichi, interpreti la cosa. No, nella cultura ebraica la parola viene prima della cosa, rapportata di rivelata, azione, per esempio, di altre cose. Quindi la verità, in un certo senso, è qualcosa che appartiene ad un mondo superiore che c'era e ci sarà, ma non c'è mai presente, è divenire in azione. Io credo che questi concetti, direttamente o indirettamente, venissero percepiti dalla sensibilità di Michelstetter, nel senso che capiva o intuiva che non poteva appoggiarsi semplicemente a una realtà provvisoria, non a una realtà definitiva, non a una realtà che fosse ancora così da scoprire in qualche modo, perché questa sua idea di assoluto, se vogliamo, doveva essere vissuta nel presente, non era un'astrazione. E si capisce perché nella retorica. Cioè la verità, comunque si presenti, è sempre un tipo di verità retorica. E questo crea il tormento dell'apprensione della vita, della realtà. Penso che questi siano abbastanza elementi che possono entrare anche nella complessità dell'affrontare la vita, la conoscenza e il senso di sé, perché in fondo, nel fondo, è il senso di sé, perché vuol dire rapportarsi alle cose e rapportarsi agli altri, significa chi sono io. È stata citato Germann Hunde Eigenschaft, l'uomo senza qualità, che credo che per molti aspetti, immagine tipicamente mitteleuropea del romanzo di Musil, sia anche molto applicabile a determinate dimensioni del modo di pensare di Michelstetter. C'è un capitolo dell'uomo senza qualità che dice: l'uomo senza qualità è una somma di qualità senza uomo. Proviamo a mettere insieme queste due frasi contemporaneamente. Immaginiamo che le qualità sono vissute e interpretate come maschere, in un certo senso, cioè come situazioni non definitive o sfuggenti o ingannevoli o retoriche. E quindi ecco che l'uomo, Michelstetter, l'essere umano, diventa una somma di situazioni, di maschere, di realtà, che di per sé cosa sono? Una somma di realtà senza l'uomo. Come se io fossi una somma di manifestazioni del mio io senza io, oppure c'è una somma di manifestazioni e non c'è io. La tensione è forte in questo senso. Credo che questa espressione di Musil interpreti molto bene, riassuma un poco per certi versi quella complessità che avevo indicato prima dei concetti di verità che sono labili, che sono piuttosto sfuggenti. Ecco, io non aggiungerei altro, tanto per è un'idea così che mi è venuta in questo momento spontaneamente, e dopo gli intenti. Tirare qualche considerazione conclusiva e propositiva a Elena, che ha provocato tutto, quindi io non ho fatto altro. La provocatrice, per punizione, deve dare una soluzione. Come voi sapete, la provocazione ha senso se viene accolta, però io mi metto in gioco. Non ho la pretesa. Chiunque volesse dire qualcosa di definitivo in questo senso farebbe la figura dell'idiota. E io, siccome amo Dostoevskij, ma non al punto da volerlo fare qui questa sera, dico che sono molto, molto d'accordo con quello che ha detto il professor Chioni. Percepisco che almeno io ho percepito una forte tensione, non solo ermeneutica in Michelstetter, che sicuramente c'è,
ma il suo bisogno è, come dire, di uscire dall'ermeneutica per entrare anche in una dimensione ontologica, o comunque senza voler dare delle risposte, coglie la sfida e coglie lì il senso oscuro dell'esistenza, a cui non ha pretesa di dare ragione, semplicemente vive la sua vita. E già questo mi sembra molto. Io ho una suggestione, quello che ha detto Argo rispetto al concetto di retorica, è vero che c'è anche questo riferimento al padre, che mi sembra peraltro molto interessante, e tra l'altro dà anche, riveste di una luce un po' meno umbratile la figura di Alberto, che di solito è sempre vista come più incondente di quello che forse non era, però non so adesso bene. Quello che invece secondo me c'è anche di più e non è molto indagato, visto che stiamo riportando l'attenzione su questo, è il rapporto che io leggo con Max Stirner, di cui il triste filosofo dell'anarchia, come ha definito. Come l'ha definito Interstate, perché lui ha letto in francese, grazie a Yolanda, alla vita di Yolanda, che viene comunque nel salotto gestito da un'amica, che viene fatta comunque forse avere una parola che glielo fa vedere. Certamente lui era vicino anche con altri bravi, eccetera. Ho avuto modo di accennare a questa cosa l'altra volta. Se Stirner, che è diventato famoso per un unico libro, l'unico della sua qualità, fa rivedere a Marx tutto il concetto sul materialismo storico, grazie a quel libro che, come dire, demolisce tutti i grandi sistemi, quelli a cui li aveva abituati Hegel, per dire che tutto è riconducibile all'individuo, quindi che non esiste una dimensione di assoluto, ma che tutto viene ricondotto all'io, l'io minuscolo in carne ed ossa che vive la sua esistenza, e che tutto ciò che l'uomo crea, l'ideale, la società, quella che poi Nietzsche chiamerà retorica, secondo me, è frutto della produzione del singolo individuo che non fa altro che consumare se stesso e poi, come dire, ricondurre alla morte dell'individuo anche una dimensione nichilistica dell'esistenza, apre, diciamo così, al confronto, alla suggestione su quello che è il rapporto fra l'essere e il nulla, anche in questo. Quindi questo concetto di retorica io francamente lo connoterei timidamente, lo dico, anche di tutte queste valenze che secondo me ci sono e sono molto forti. Però, ripeto, lui non ne parla in maniera approfondita. E c'è sicuramente questo tema che ci mette di nuovo a confronto con quello che è stato detto oggi rispetto a Simon Zeit, a essere tempo. Cioè, anche lì, concetto dell'essere e del nulla, che non sono concetti liquidabili così facilmente. E quindi secondo me queste questioni restano aperte, anche perché il nominalismo, cioè il modo con cui noi intendiamo le parole, è come dire, è molto diverso anche in campi disciplinari diversi oggi. Allora dobbiamo anche intenderci che cosa intendiamo noi per individuo, che cosa intendiamo quando parliamo di nulla, nulla assoluto, nulla relativo. Vabbè, anche lì il concetto di essere, l'esserci heideggeriano. Insomma, chiudo, la filosofia
aiuta, se non altro a porre le domande, se non altro a capire se il concetto di identità, per esempio, che è un concetto molto importante oggi per quanto riguarda, torno all'attualità, tutto il discorso della anche delle, di tutta l'intelligenza artificiale. Quando noi parliamo di identità, che cosa intendiamo? Ebbene, è la filosofia che aiuta, se non altro, che mostra il dito per dire sì, va bene, ma tu che cosa intendi quando parli di identità rispetto a te stesso, per esempio, rispetto alla coscienza di sé? Allora, la filosofia non può essere lontana da questioni fondanti, da questioni che interessano l'attualità. Secondo me, Niederstetter, con una visione che non può essere quella contemporanea, questo è evidente, e che secondo me non è neppure antiscientifica, nel senso che il vero è che la scienza ha bisogno della riproducibilità del dato, ma la scienza propone dei modelli concettuali e il fatto stesso di sforzarsi e di cercare un modello che, come dire, descriva la realtà in maniera coerente, secondo me è fare scienza. E Niederstetter cercava di descrivere la realtà in maniera coerente. Laddove non riusciva a trovare la coerenza, poneva la questione del dilemma e anche dell'aspetto contraddittorio della realtà. Ma lui la voleva in qualche modo descrivere, e questo mi sembra uno sforzo straordinario. Bene, sarebbe oggetto di una prosecuzione molto più approfondita, e le suggestioni e le provocazioni sono tante anche per l'uomo semplice di cultura come è sottoscritto. Siccome abbiamo avuto questa possibilità di trovarci comunque a distanza, dico Alessandro e dico anche Andrea, che ogni tanto c'è, ogni tanto non vediamo, restiamo d'accordo che abbiamo innescato una cosa che vale la pena di approfondire un po', no? Abbiamo davanti l'orizzonte Gorizia Capitale Europea con Nuova Gorizia nel 2025. Beh, insomma, forse pensare un po' di più a questa figura con l'originalità che è venuta fuori anche da queste ultime cose dette in questo convegno, anche l'intervento di questo pomeriggio, potrebbe essere un impegno. E ad Andrea, che adesso forse ci sente meglio, potremmo anche dare il compito, forse l'unico tra noi, tra virgolette, che ha levatura da scienziato, dire, che si occupa proprio di come la scienza può essere vicina all'umanità da tanti punti di vista. Beh, insomma, i sistemi di congiunzione ve li affidiamo un po'. Vi sentite? Noi come istituto non possiamo fare altro che raccogliere queste vostre indicazioni e farne frutto di impegno. Se volete dare qualche indicazione, Sandro, se tu hai... Io volevo soltanto ringraziare, molto interessante tutto quello che avete detto e tutta questa discussione, speriamo che sia effettivamente l'inizio di successivi eventi e discussioni che continueranno su questo tono, insomma, ecco, mi è parso molto, molto bello. Naturalmente continuavano già una discussione precedente, ma voglio dire, mi è sembrato molto, molto suggestivo e molto stimolante, e quindi auguro veramente che le cose possano continuare così e che si possa produrre qualcosa di interessante di nuovo anche appunto su Carlo Niederstetter e sulle altre tematiche della Mitteleuropa. Europa. Tu hai un messaggio da darci o un impegno da assumerti? Un impegno da assumere. Prego, prego. Sì. Allora, sugli impegni si spera bene, no? Nel senso,
sicuro, insomma, se sarà, se è possibile, se si può dare una mano, molto volentieri, ecco. Quello che è difficile, che è diventato sempre più difficile forse su Michael Stetter, è effettivamente dire qualcosa di nuovo, no? Nel senso, qualcosa di nuovo che possa trovare una sintonia, non soltanto una sintonia al suo pensiero, ma qualcosa di nuovo proprio in quello che ha detto. Però, vabbè, come tutte le filosofie, come è stato detto, sono importanti per le domande che hanno formulato e per il modo in cui ci hanno insegnato a formulare le domande. In questo senso sarà sempre, come dire, una fonte inesauribile. Bene, mille grazie. Se siete con gli altri 5 minuti, io cerco di chiudere definitivamente questo nostro 56esimo convegno. Dovrei fare insieme a voi, dicendo che non sto a riepilogare tutto quello che si è detto e scritto poi in questi giorni. Prima che ci lasciamo, dico solo che l'ultimo impegno di quest'anno del nostro istituto è il 10 di dicembre. Non è a caso, siamo a Pordenone, parlando di tecnologia, innovazione tecnologica raccordata all'umanesimo attraverso Cadmus, Genius Loci, quindi saremo in piena Pagar, Università di Udine, Comune di Pordenone, Consorzio Industriale, Ponte Rosso, Provedani, Zolia Holding, quindi insomma all'alta tecnologia, all'altissima tecnologia, in qualche maniera si sposa con l'umanistica attraverso Cadmus, tra l'altro questo è il bando che abbiamo vinto. Il 10 dicembre prossimo, nel pomeriggio. Vi lascio soltanto dicendo che ritengo di aver potuto svolgere, grazie a tutti i collaboratori, i relatori, le persone che sono venute qui e ci hanno seguito a distanza con onestà e con onore, il nostro 56esimo incontro culturale mitteleuropeo, già il numero come dire, è un po' impressionante, ma insomma il nostro impegno continua e si sviluppa. Tante sono state le suggestioni, notevoli davvero, anche in questo pomeriggio e in questa conclusione mi pare poi lo stimolo principale un po' a trovare anche strade per certi aspetti antiche ma allo stesso tempo nuove. Bene, ringrazio davvero tutti, cerco di farlo come abbiamo detto all'inizio nei saluti, oltre che grazie. Alla leva, fine andanche, grazie di cuore e quindi arrivederci, la sfide, auf Wiedersehen, mandi. Au revoir e merci. Abbiamo fatto.